Ciao a tutti, questo è Rincast 115 e ovviamente un nuovo episodio, abbiamo registrato alla fine di febbraio, uscirà audio i primi di marzo. Allora, sta succedendo un po' di tutto nel mondo dei videogiochi e questa volta siamo riusciti a radunare il team al completo, quindi vi lascio all'episodio perché non ho moltissimo altro da annunciare. Gas presenta Nerdcore. Cari amici a casa, bentornati. Questo è Rincast 115. Ci ho dovuto pensare un attimo perché ormai abbiamo così tanti episodi che nemmeno mi ricordo quanti ne abbiamo fatti. Con me questa sera, team al completo quasi perché Marco arriva dopo, abbiamo il signor Ferruccio. Buonasera, buonasera. Che adesso che ha ritrovato la voglia di vivere, sarà sempre con noi per sempre. L'opposto, ma va bene, sì. Poi abbiamo Michele che sta facendo la barba a sua moglie. Michele, ci sei? Ciao ragazzi. Ok. Poi abbiamo il magico Simone che chi ci ha seguito nella pre-puntata sa che aggiusta tubi, cambia lampade, cucina e gioca a Magic. Rock and roll. E poi Vito Iuvara che invece chiama degli schiavi per farsi eseguire gli ordini. Perché Esatto. lui ha vinto il Altro Tetris, livello. ha vinto Tetris mondiale, giusto? Te li sono veramente forte, possiamo dirlo. Tanto Quante livello. partite, in quante partite sei arrivato primo ultimamente? No, no, adesso ne ho Tutte. vinte due consecutive e non era facilissimo. Dopo un periodo molto triste in cui non andavo in gol, tipo Higuain, però mi sono ripreso adesso. Cazzo, io il meglio che ho fatto è stato quattordicesimo. No, la mia media è una su cinque, dai, una su cinque. Sto tornando No, una su vabbè. cinque. Cioè, siamo a livelli di campionato Di mondiale. Simone a Magic, che secondo me era nei primi 10 al mondo l'ultima volta che ho controllato. No, Va no, bene. no, no. Allora, Io, no, l'ha detto una cosa, eri molto basso. 27esimo. Minchia. Cioè, 27. non è che ci abbiamo uno sfigato qualsiasi qua, cioè, abbiamo il re. Cioè, non uno. Non uno, infatti, tanti. Vai. Allora, volevo fare qualche annuncio. Allora, il canale Discord di Rincast non viene utilizzato e quindi mi arrendo all'evidenza. E fra tutte le cose che proponiamo, mi sa che è quello che viene utilizzato meno. E quindi, Siamo troppo vecchi per queste no, io in realtà un canale Discord per The World Anvil ce l'ho e sta funzionando più o meno. cose. Sì. E invece per Rincast non sono in culo nessuno. E quindi, cari amici, se vi interessa, fatemelo sapere via email ASAP, perché se no io. Io posso fare una domanda che probabilmente vorranno fare gli altri amici da casa? Sì. Cosa dovrebbe fare il canale Discord contro quello Telegram? Non fanno scopa? Giustamente, perché allora il canale Discord ha i canali tematici, quindi se uno vuole parlare di un gioco specifico, del retro game, di organizzare partite online, eccetera, cioè siccome ha anche l'audio, si può fare con Discord, però siccome vedo che comunque quello dove la gente va è Telegram e non Discord, a questo punto ve ne andate a fanculo e lo Anche chiudo. perché se tu hai visto il canale Telegram di Rincast, ci sei stato ultimamente, cioè di videogiochi si parla molto poco, si parla molto di trans, è capitato molto spesso, di Vabbè, cacca. questo è Telegram, stai parlando di Telegram, giusto? Telegram, e quindi sai, è difficile che questa gente voglia un topic a parte per singolo No, è gioco. vero, c'è Beh, no, una. vogliono dei topic a parte, trans, droghe, puttane e C'è così una via. fazione sempre più numerosa che è morbosamente interessata all'universo trans e gay per qualche motivo. Ma E ognuno, io nonostante i non miei giudico negativi, nessuno, raga. quindi sono tutti che fanno le battute, ma secondo me c'è proprio un Perché cripto. sono su Rincast? Cioè, cosa c'entra? E non lo so, ce le abbiamo tutti noi. Fatti due domande, Ferruccio, però. L'essere gender E fluid dov'è Mottura? nel Adesso, eh? 2019, penso sia andato a trans anche lui. Esatto, bravissimo. Ha detto che è una roba che lo tiene impegnato un'oretta, secondo È me. quello. Va bene, allora grazie a tutti amici, quindi se volete mantenere il canale Discord ditemelo adesso perché sennò lo cancello. Detto questo, su Telegram ci trovate a telegram.me/rincast e come sempre, adesso che finalmente avete passato la buffata natalizia, potete comprare i vostri giochi utilizzando il referral Amazon di Rincast. Tutte queste robe qua ve le dico anche alla fine e quindi passo avanti. Allora io andrei con le case, intanto che aspettiamo Marco. E andrei con Ferruccio che deve recuperare un po' l'una puntata che ha saltato in totale. Ferruccio, farai partire la tua sigla.
Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California. Noi tuffi siamo così, noi siamo tuffi blu, buffiamo su per giù, due meno poco più. Sì, quindi allora, non so se la puntata precedente, non avevo detto in realtà, avevo detto che aspettavo risposta per un lavoro, il lavoro l'ho ottenuto e ho già cominciato da una decina di giorni, lavoro come enemy designer, enemy designer and scripter a Arrowhead, che sono quelli, se non sapete, sono quelli di Magica, Gauntlet e Helldivers. E quindi mi faccio dei nemici, faccio nemici di lavoro, e nulla, è una posizione molto interessante perché a stretto contatto con intelligenza artificiale, c'è sia una parte design, una parte proprio di, diciamo, scripting, quindi tipo di programmazione, e l'azienda è molto carina, molto sembra... Scusa, ma non c'è il tuo titolo ufficiale, è cosa? Enemy Designer and Scripter. Ah, ok. E quindi nulla, ho cominciato e volevo dire una cosa adesso. So che la maggior parte delle persone che lavora anche qui, no, lavorano a tempo pieno. Volevo dire una cosa, dopo aver passato un certo periodo senza lavorare, volevo dire che questa cosa di lavorare a tempo pieno, io la trovo veramente di una cafonaggine incredibile. Ragazzi, lavorare a tempo pieno è veramente una cosa proprio proletaria e volgare. È volgare, lo devo dire. Cioè, arrivo a casa stanco morto, non lo so, non mi non sembra hai voglia di vivere, mentre ti rendi conto che la disoccupazione ti dava la felicità, Ferruccio, vero? Cioè, mettevo a posto casa, cucinavo, andavo a prendere i bambini a scuola, così, tranquillo, ogni tanto suonavo la chitarra quando volevo. Ma non è che ti annoi, perché la vita dei ricchi, adesso. Ma è una fregatura sta cosa qua, il lavoro, me l'ero dimenticato, quindi vabbè, però bello. Va bene, e Ferruccio, comunque vuoi fare una dichiarazione per i tuoi ex colleghi di Ubisoft? Quelli di Stoccolma? Sì, sono bravissimi e gli voglio tanto bene. Quelli di Malmo, voglio parlarne? Non. Io non... Va bene, Ferruccio, complimenti per il tuo nuovo lavoro. Ci puoi dire se lo stai lavorando oppure no? Assolutamente no. Vedrete. Lo vedremo. Lo vedrete presto. Però comunque, cioè, sei riuscito a saltare da un'azienda all'altra. Ma infatti, bucio de culo, direi. Sì. ho cominciato, praticamente mi finiva il vecchio contratto il venerdì e ho cominciato il lunedì. Beh, allora, cazzo, sei un grande. Infatti, ripeto, brucio de culo. Va bene, sta succedendo qualcos'altro nella tua vita che vale la pena discutere oppure no? Assolutamente no, volevo solo dire, ragazzi, quando voi vi lamentate del tempo in Italia così, volevo dirvi, ragazzi, che l'inverno credo che non finirà mai più. Siamo in quel periodo dell'anno in cui comincio a non ricordarmi più come è fatto il sole, di che colore è il cielo a parte grigio, è una roba di un deprimente che veramente... Lampada del sole ce l'hai ancora? No, la dovrei comprare dopo 12 anni. Io ce l'ho qua di fianco, te la mostro. Ascolta il tuo amico saggio Tommaso. Guarda, si vede? Sì? L'accendo, attenzione. è tipo un'esplosione atomica. Però è tipo consigliata dal dottore, ma Ferruccio, se la tieni accesa, se la tengo accesa la sera, non dormi. Va bene, allora, Michele, visto che stai già parlando, andrai con la tua sigla. Io resto sempre abbacinato dall'ignoranza delle persone, e quindi volevo dire ai tifosi di basket che la prendono così sul personale, eccetera, che possono anche andare a fare in culo con la rincorsa, che è uno sport. Questo sempre non è il porno, vero? Mi piace il gesto tecnico, in realtà non capisco un cazzo. Perché la flexabile, di trovare deve andare in porno. Allora, io vi volevo raccontare questa bellissima cosa perché io ho sempre avuto
diciamo, l'impressione che la roba Nintendo era un po' meglio, migliore, perché era fatta per essere data in mano a dei, quelle forme di vita inferiori che chiamiamo bambini, e quindi era più robusta. Mi ricordo di maltrattamenti. La tua moglie è incinta. Che cazzo stai dicendo? No, stavo insultando Nintendo. Ah. E praticamente mi è scivolata la Switch. Che collegamento hai fatto? No, no, ma così lascialo fare. Pazzì. Lui gioca Magic. E praticamente mi è caduta la Switch, ha sbattuto di angolo, ho spaccato due tasti del Joy-Con. Al grandissimo Picross non è un problema, però ovviamente, essendo probabilmente compulsivo ossessivo, sono andato a comprare una versione, diciamo, aggiornata dei due, grazie a Unieuro che faceva la promozione con un po' di sconto, scadeva, eccetera, eccetera. Sono andato a prenderlo e ho scoperto che i Joy-Con costano tipo 69 euro la coppia o 79 euro la coppia, una cosa vergognosa. Molto... Ah no, perché ce l'hai raccontato prima che arrivasse Michele, ok. No, l'ha raccontato Simone, di vero. Prima, okay. Forse ti posso aiutare, Michele, sappi. Sì, sì, me l'ha scritto anche quella merda di... Com'è che si chiama? Ah, Ferruccio. Che praticamente io non so riparare un cazzo, però in realtà è la solita roba che, diciamo, si rompe un tastino e dentro all'interno hanno dei piccoli... Vabbè, sei che non ripara un cazzo. Non riparare un Joy-Con, o no? Ma pensa che hai studiato per tipo 5 anni per... Scusa, ma questi tastini sono SL, SR, quelli sopra il Joy-Con? Esatto, entrambi. Amico mio, ci sono le mie stories su Instagram. Vabbè, però scusami, anche la tua vita ha un costo. Michele giustamente guadagna 12.000 euro l'anno al mese, che cazzo gliene frega di andare lì a non spendere 70 euro, capisci? E poi facciamo girare un po' l'economia, sono andato a conoscere. Io con l'eSport faccio un sacco resordi, E no, niente, è stato molto divertente scoprire che invece Nintendo, come al solito, ha dei prezzi allucinanti. Per rifarmi di questa cosa, ho comprato la versione, visto che avevo la Switch in versione Mario, quindi con i due Joy-Con rossi, e la versione quella che, non ricordo se Vito già aveva dei dubbi sul blu e rosa, io ho preso quello verde acido e rosso ancora più forte. La Splatoon, ok. Sì, sì, una roba, sì, esatto, quella di Splatoon, una roba con dei colori fortissimi, e già mi vergognavo abbastanza a tirarla fuori in pubblico, non la minchia, ma la Switch, adesso penso che sarà ancora più difficile, diciamo, esporre al pubblico ludibrio di giocare non solo a dei giochini in bassa risoluzione, ma anche con dei colori vergognosi. Quindi, Nintendo, per favore, fai della roba un po' più robusta, e Michele, per favore, smetti di farti scivolare la roba dalle mani a botte di 70 euro alla volta. Michele, noi abbiamo una domanda per te. Sentiamo in sottofondo un ronzio come di vibratore. Di cosa si tratta? Potenzialmente a sto punto direi che è un vibratore. Potenzialmente. Va bene, allora ti fa piacere che tu ti imbarazzi. Importante mettere le puntine sulle i, quindi cioè... con... Vibritiri, esatto, no? E no, penso che sia mia moglie che traffica con qualche marchingegno malvagio. Appunto. Ma non indaghiamo. Esatto. Ma non indaghiamo. Simone! Cioè. Potrebbero essere i Joy-Con rotti che vibrano? Sì, sì, saranno sicuramente. Va bene, va bene. Io andrei con allora. Aspetta, Marco non è ancora arrivato. Lui aveva una casa di cui parlare. Allora, faccio andare la mia sigla. Amore, hai fatto la spesa? Casa Gatsu. Amore, hai lavato i piatti? Casa Gatsu. Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola. Casa Gatsu. Allora, io da discutere ho poca roba, sarò a Modena Play, se qualcuno di voi viene, avremo uno stand in collaborazione con Money Comics, che è un distributore che fa fumetti, giochi, roba del genere, non so ancora esattamente in che parte del padiglione, però ci troverete da qualche parte, e se venite facciamo due chiacchiere. A Modena porteremo un gioco nuovo, che però non è in vendita, sarà in vendita a Lucca, e lo stiamo facendo in collaborazione con un altro gruppo di designer, si chiamano Black Box Games, che è del settore... Sono quelli che hanno fatto i dadi con le altre tre facce, esatto. Quindi unendo le forze e facciamo i dadi con... se riusciamo a fare dei dadi con tutte le facce colorate. No, allora, loro hanno un gioco abbastanza famoso nel settore che si chiama Evolution Pulse, per farvi capire è praticamente il gioco di ruolo di Blame di... su Omo Nihei, se avete presente il manga, praticamente identico. Loro dicono di no, ma è quello. E,
con noi svilupperanno una versione fantasy di quell'ambientazione lì. Quindi quello che succede è che la storia dell'Europa prosegue più o meno come la conosciamo fino ad Alessandro Magno, tutta la mitologia è comunque vera in questo mondo di gioco. A un certo punto viene ritrovata la Black Box, che è un po' diciamo il lo strumento che viene utilizzato in Evolution Pulse per modificare tutto. La mela dell'Eden di Assassin's Creed. Più o meno, viene ritrovata questa Black Box, nel momento in cui questa Black Box viene aperta, diciamo il mondo antico viene riconfigurato secondo il volere di questi esseri che si chiamano Hecat, e che sono, per dirlo proprio in tre secondi, sono tipo i supplizianti di Hellraiser, una roba del genere. E quindi avremo questa specie di versione dell'Europa tutta corrotta con queste creature che si aggirano e interagiscono con la popolazione, quindi la tengono soggiogata. Cioè, l'Europa dei poteri forti. L'Europa è praticamente è il gioco di ruolo di Soros e versione fantasy. Quindi niente, vabbè, una roba un po' dark. Se vi interessa potete trovare più informazioni sul sito di The World Anvil, se no venite a provarlo a Play, perché sarà possibile poi giocarci. Questo è quanto per quanto mi riguarda. Marco credo sia ancora, lui dice 5 minuti. Vito, tu non hai niente da raccontare? No, di cazzo no. Vabbè, allora andiamo avanti e poi Marco, grazie per avermi saltato. Non l'hai messo in scaletta, Simone, che cazzo. Giusto, corretto. Allora, facciamo così la tua sigla, dai. Sono stato campione italiano di StarCraft 40.000 Killer 3 Winter Assault Dawn of War. Io sono stato azzurro di sci, eh? Io sono stato della nazionale di sci. Stavo per battere il cazzo sulla tastiera così. Gamble. Che bravo! Te lo dimostrerà. Allora, io sono stato in Canada a vedere un evento eSport invitato da Ubisoft, grande Ferruccio. Che ha dovuto purtroppo licenziare Ferruccio per invitarsi. Sì, chiaramente. Invitati da Ubisoft, grande Ferruccio, non è stato carino da parte di vabbè, ragazzi, uno esce, uno entra, ragazzi. Esatto. Quindi, insomma, ho preso parte a questa spedizione di italiani in Canada con un po' di influencer, qualche giornalista. Siamo andati a provare la nuova operazione di Rainbow Six Siege negli uffici canadesi di Montreal di Ubisoft. E che pronuncia canadese, che c'è Montreal, no, che penso Montreal si dice perché è francese, quindi non si dice Montreal. Raga, come cazzo mi pare, io non lo so. Montreux, mi sento di escluderlo. Vabbè, ragazzi, ho scoperto che i francesi sul serio dicono Detroit, lo dicono seriamente Detroit, quindi vedete un po'. È tutto da qui la famosa canzone, Un Detroit. Esatto. È André Trois, quella tra l'altro. Vabbè, insomma... A Montreal, gli uffici di Ubisoft a Montreal, dove lavorano circa 3.000 persone, se non sbaglio, quindi degli uffici giganti di una software house abbastanza grande. E sono stato molto contento, anche se non ci hanno fatto fare il giro negli uffici, di vedere questo posto. E, ma in generale su quello ho poco da raccontare, perché ci hanno fatto vedere la nuova operazione, hanno detto le nuove cose eSport, il fatto che faranno le finali della Pro League a Milano, per chi dovesse interessare, ma in questa trasmissione non interessa. Di Video Ivara hanno parlato? Dell'ingresso di Video Ivara nel mondo di Rainbow Six? Sì, sì. Praticamente sono saliti sopra, la prima cosa che hanno detto è... Signori, andate sul canale Twitch di Toyuara, sta giocando in questo momento a Rainbow Six, erano le 6 di mattina per te, tu eri lì e hanno fatto... Cosa tra l'altro non impossibile in realtà di trovarmi su Twitch alle 6 di mattina. Non impossibile. Okay. Ti volevo dire Mr. Vito Ivara. Ti ho invidiato tantissimo, perché secondo me deve essere stata una cosa molto bella e mi sono guardato i video e capisco che stai facendo abbastanza delle cose carine. Anche perché il gioco mi piace molto, poi magari gli altri no, ma questo veramente ha fatto effetto. Beh, lasciando perdere la parte, ripeto, eSport, che so che non si deve parlare di questa cosa qua a Rincat, invece mi piaceva parlare del Canada, di Montreal, come cazzo si dice, perché la massima, visto che
giustamente Tommaso e Ferruccio si sono lamentati del freddo scandinavo, correttamente. La massima era meno 11, la minima era meno 20. E stare in una città, una grande città, fa più di 1 milione di abitanti, con la metropolitana, eccetera, e soprattutto che non è una città sotterranea, mentre Toronto è una città che è tutta collegata a livello sotterraneo, quindi la gente fondamentalmente quando fa quel freddo sta sotto, sta riparata. Montreal invece è piena di salite, molto europea da questo punto di vista, anche come architettura, salite, discese, c'è il fiume, quindi non ha la parte sotterranea. E io dico, cazzo, ma questa cosa mi viene in mente, le discese ardite e le risalite di Battisti. È un po' così Montreux? Sì, un po' così. È bellissimo Montreux. Montreux è più bello di De Benetti, guarda. E, insomma, la cosa e che quindi c'è col fiume che fa un freddo, farà un freddo bastardo se fa meno 20 il fiume. Meno 11, meno 20. Quando tira vento, praticamente fuori non puoi stare. Però la cosa che mi ha veramente stupito di questo viaggio è che invece c'è vita in una città di quel genere a quelle temperature, con quella neve, non gliene frega un cazzo, c'è il ghiaccio per strada e la gente va in bici. Cioè, ho visto più di una persona andare in bicicletta, porca puttana, con i lastroni di ghiaccio che da un giorno all'altro, questo immagino lo saprete molto bene, appunto, quella che era acqua o neve oggi è ghiaccio nel tempo. Ci buttano un po' di sabbia sopra e poi la mattina dopo vedi quelli coi bambini con la bicicletta, con i bambini sul seggiolino dietro che vanno in giro. Io sono arrivato venerdì mattina, sono ripartito lunedì. La neve che c'era venerdì mattina non si è sciolta minimamente venerdì, quindi era sempre piena di neve, diciamo, ovunque. Le strade erano tutte pulite, passavano spazzanevi in continuazione e così via. Però il ghiaccio si forma e dove devi andare con la bici c'è ghiaccio, quindi boh. E ho visto anche una persona, devo essere sincero, una sola, che faceva footing, cioè che andava a correre con quel freddo là fuori. Io penso che ti si gelano i polmoni. L'ho fatto una volta andare a correre con temperature sotto zero ed è come se qualcuno ti mettesse tipo il Vicks Vaporub nei bronchi. Non male. Pensavo il culo, con questo vi saluto. Sarebbe meglio. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao. Non volevo interrompere. Ho sentito, però ci avremo la più grande cosa che è stato a Montreux a parlare di Rainbow Six, un evento che tutti mi hanno raccontato come della Madonna, ma stiamo parlando di Montreux e del ghiaggio. Ma nessuno vuole parlare di sport, guarda, io sì, cazzo, lasciali perdere sti vecchi rincoglioniti, cazzo. No, non ti far condizionare, è il futuro. Guardare di loro, ma guarda e gli sport. Ma porca troia. Una cosa nel mezzo tra il freddo e l'evento, quindi prima a Montreux c'è l'erba libera, questo insomma è una buona notizia. Lo diciamo così, non che tu abbia io per carità, lo diciamo per chi andrà a Montreux, però secondo me un grande segno di civiltà è il fatto che comunque sia quella città abbia quel freddo, ma questo chiamiamolo plus, ecco, mi fa pensare che è interessante, ecco, che già sta controllando gli affitti e i voli. Dio, ma stai scherzando? Ma veramente? Ma voi non state dicendo? Avete un'idea di famiglia, bla bla bla. Detto questo, l'evento è veramente stato molto figo e organizzato molto bene. Di tutti gli eventi e-sport che ho visto io in carriera, è sicuramente quello organizzato meglio, il più figo, perché essendo monogioco, quello che hanno fatto e che secondo me è interessante proprio pro futuro anche per l'Italia, vabbè, facciamo ste dita, ma vabbè, è che una software house prende un palazzetto dello sport e tutto era brandizzato Rainbow Six, quindi tu entravi e c'era il menu da mangiare con le cose di Rainbow Six, tutti i mega schermi davano la partita, tutto l'anello intorno chiaramente al palazzetto vero, sapete che ci sono sempre gli anelli in questi luoghi ameni, aveva degli stand, dei cartonati, aveva il martello di uno degli operatori, che adesso non mi sfugge il nome. Hammer è il nome del martello. Ash. Ash,
Vabbè. Okay. Aveva tutti gli operatori erano disegnati con dei cartonati con tutte le loro caratteristiche, eccetera. Si poteva andare a provare la nuova operazione gratuitamente, c'era un boot per fare questo, un boot per giocare, era un po' una celebrazione di quel titolo con chiaramente il piatto principale che era questo torneo, l'Invitational, il torneo più importante del mondo, che è stato rivinto di nuovo dai favoriti. E all'interno, chiaramente, quando tu entravi nel... quindi la Juventus, quindi la Juventus purtroppo sì. Per quanto riguarda Rainbow Six sono i G2 eSport, e entravi, cioè devo dire che il colpo d'occhio era pazzesco, il palco bellissimo, e non c'erano tantissime persone. Il venerdì secondo me era semi vuoto, più che altro è un evento perché il gioco è ancora giovane in termini di eSport. Loro avevano 2000 posti a sedere, la domenica era sold out, quindi la domenica c'erano tutti, e sabato quasi tutti, venerdì secondo me ce n'era più o meno la metà. E non si può paragonare come affluenza di pubblico, come visual su Twitch, come utenti che fa, agli eSport più, diciamo, che esistono da più tempo, perché poi ci vuole un heritage, insomma, parlare delle squadre da tanto tempo per renderle mitiche, per far appassionare le persone. Per dirti, Katowice, dove vado venerdì, fa 12.500 posti ed è sold out da 3 mesi ed è CSGO. A però prezzi? Come? A che prezzi? Oh, 70 Noi stiamo entrando un po' troppo nel dettaglio, però adesso non voglio essere proprio io quello a fermarti. Vabbè, comunque insomma, secondo me è un evento proprio un bijou, fatto veramente bene. Freddo a parte, la sala... Ma scusa, la particola finale hanno fatto 21 a 19, si sono ammazzati per 123 ore. Hanno fatto la prima mappa in cui il Team Empire, che è un team russo contro questi G2, che sono come al solito nord europei, è riuscito ad andare... Intanto era sopra, il primo match point ce l'hanno avuto loro. Poi hanno fatto 20 round di overtime, quindi in tutto 10 round di overtime. Scusa, Vito, ma gli rompi i coglioni che va troppo nel dettaglio. Adesso ti fai dare. No, io invece volevo parlare poi dello sport, perché volevo capire questa cosa che è durata un sacco. Che secondo me è stata la partita di Rainbow Six competitiva che è durata di più nella storia. Non mi interessava sapere tutti i punteggi, però secondo me è importante questa cosa, che è una di quelle cose che deve migliorare le sport. Cioè, devono capire che non possono durare 1000 ore le partite. Perché mi sono trovato, per esempio, una volta d'accordo con te, d'accordo con tu te. E Counter Strike è durata 9 ore una volta, una finale, mi ricordo. Una partita 9 ore? No. Una finale. Scusate, ma io credo che anche il tennis abbia questo... Sì, questo vero. Baseball, anche il football, però ha ragione. E la palla a volo prima del cambiamento delle regole era una cosa che poteva... però nelle sport secondo me non funziona, anche perché li uccidi, secondo me, la gente. Mentalmente, a parte che anche il tennis da male. Il tennis è una storia... Ma che infatti è quello che è successo, questi hanno perso sta mappa così e poi si sono sciolti. Mappa 2 e mappa 3 li hanno asfaltati, cioè l'ultima mappa è finita 7-1, per dire. Quindi assolutamente, come dicevi tu, quando tu ti concentri così tanto, arrivi veramente vicino al bottino, porca puttana, e poi perdi, ti sciogli. Va bene, ci dispiace moltissimo per il team che ha perso. Grazie Simone per Casa Mottura, il tuo reportage. Casa Mottura. Vincenzo Di Valla dice: sì, ma nessuno considera stronzo chi gioca a tennis e gli esport. Sì, un po'. Ma secondo me chi gioca a tennis è un po' stronzo, sì. No, no! No! Non li voglio sapere! Prima vera inoltrata partono i cazzi. Oh, bene, bene, il battito di mani lo apprezzo sempre. Marco, noi sappiamo che tu eri a trans mentre noi parlavamo. Assolutamente, esatto, sì, stavo cercando qualcuno che mi ricordasse la bestia di The Last Guardian. E ognuno ha le sue preferenze. Esatto. Cioè, raga, però non rompere i coglioni, eh. Allora, no, la notizia principale, ufficiale e, come dire, veloce, è la conferma che ho avuto definitivamente ieri del fatto che anche quest'anno andrò alle 3 per la prima volta con il team di Every Eye, e sono ancora da definire, diciamo, i dettagli logistici della partenza e di queste cose, anche se potrebbe essere più anticipata del solito per farci un giorno in più di cazzeggio a Los Angeles. Per
però questo è ancora tutto da vedere, ma come dire, confermo il fatto di tornare un po' sul luogo del delitto, è una cosa che a me fa sempre piacere. Tra l'altro quest'anno, per un'ironia della sorte strana, era l'anno che, come dire, stavo addirittura valutando di eventualmente non andare, nel senso che non, col fatto che mancherà Sony, sto fatto questa cosa di Nintendo, che non c'è Metroid, pure Reggie che se ne va, eccetera, boh, avevo un po' così. Però naturalmente, come dire, cioè, se ci portano, esatto, cazzo, cioè, alla grande. Io in realtà credo che gli organizzatori abbiano detto sti cazzi di Reggie, ma se Mottura non c'è non si fa le tre. L'ho sentito pure io. Quindi scusa Marco, cioè, voi a livello di organizzazione vi state preparando a coprire praticamente Microsoft e basta, no? Questa è una cosa che infatti sinceramente non ho ancora discusso con i ragazzi della redazione. Vi posso dire, perché lo hanno annunciato ieri, che saremo sicuramente in 5, e quindi, come dire, a livello di quantità di persone 5 non sono assolutamente poche. Vabbè, ma ci saranno poi Activision, EA, Ubisoft. Ma anche Nintendo, ok, c'è, però ci sono tutti gli anni quelli, no? E 5 persone per coprire. Tra l'altro, un'altra cosa, ne stavo parlando ieri a pranzo con Zampini di EveryEye e Genesis, per tutte e due. Per esempio, EA non ha ancora annunciato nulla a riguardo del suo Play, che è quella manifestazione che tiene parallelamente alle 3, ma fuori dalle 3. Di solito, se non ricordo male, a livello di tempistiche, in questo momento dell'anno avevano già fatto trapelare qualche cosa. Non hanno ancora detto nulla. Ora, che saltino pure loro mi sembra veramente impossibile. Però, come dire, ancora non si sa nulla. È vero che, come dici tu, Tommaso, c'è sicuramente, diventerà molto più rilevante, ci sarà più spazio per parlare eventualmente di quello che Microsoft deciderà di mostrare. Che magari gli hanno offerto lo spazio che non prende Sony, o cioè, adesso avranno il problema di riempire gli spazi. Assolutamente sì, anche perché a livello logistico lo spazio di show floor che occupava Sony era enorme, il più grosso di tutti, insieme a Nintendo, negli ultimi anni un filino più grosso addirittura, di pochissimo, e è uno spazio veramente grossissimo, proprio in termini, al di là della visibilità e dei discorsi di comunicazione, immagine, che possono valere anche da tutto il mondo, ma là all'interno dello show floor e anche all'esterno, perché Sony aveva pure dei banneroni giganti per sopra il convention center, sarà da vedere come lo ridistribuiranno. Sono ovviamente contento di andare di nuovo comunque in prima persona e poter raccontare cose anche naturalmente qui per voi. E basta. E poi l'altra cosa che ho in ballo, ma questa è ancora in forse, sto pensando di andare a fare un viaggio il prossimo ottobre in Papua Nuova Guinea con un pazzo inglese a vedere delle tribù che mummificano la gente, cose un po' particolari. Sono in forse perché praticamente questo è un miliardario inglese che ha una galleria d'arte, anzi più una Wunderkammer, a Londra, si chiama The Last Tuesday Society, il posto è bellissimo, se passate da Londra andateci. Ma sembra la trama di cosa? Di Jurassic Park? Di Cannibal Holocaust? Ah, penso che anche. Almeno proposta indecente sembrava. Infatti secondo me il miliardario un po' così, poi... Ragazzi, io voglio solo dire che queste storie di solito le leggiamo sui giornali quando c'è tipo turista italiano. Italiano. Se mi uccidono e mi fanno diventare cannibalizzato, è buono, no? È una... finire in prima e in ultima pagina. Esatto, e no, questo tizio è un miliardario eccentrico che ha appunto questo posto fantastico, ovviamente deve piacervi la roba strana che piace a me, organizza, perché c'è già stato, io lo seguo su Instagram eccetera, organizza questo tour con due viaggi diversi attaccati uno all'altro di 11 giorni in Papua Nuova Guinea per andare a vedere dei posti pazzeschi, stando anche a dormire nei villaggi, proprio delle cose molto estreme, e ho visto che stava dicendo se qualcuno vuole venire, come dire, sono aperte le iscrizioni per una decina di persone, ho mandato una mail, mi sono informato eccetera, e boh, sto decidendo, però diciamo che non lo escludo assolutamente, anzi, e quindi boh, vediamo, nel caso vi racconterò poi prossimamente, perché comunque è una roba che devo decidere a breve e basta. Va bene, Papua Nuova Guinea con il miliardario pazzo che te lo picchia. A vedere le mummie. Io a Mottura volevo bene, qua dentro sono quello che gli vuole più bene di tutti e mi dispiace molto che lui finisca così invece.
brutta storia. Okay. È un epilogo, secondo me, che per il, con il personaggio non si sposa. Come no? Si sposa. Un po' sì. Come sì, no? Si però sposa dispiace. Perfettamente. No, avrei preferito più Gloria. Vabbè. Va bene, ragazzi. Allora, io andrei con gli argomenti di oggi. Allora, il primo è che Reggie finisce un'era. Reggie, presidente di Nintendo America, se ne va perché è vecchio e se ne va 57 anni, esatto, non è esattamente vecchio, vabbè, baby pensioni, ha raggiunto quota 100. Ah, ma c'è Salvini pure lì, bello. No, ma avete letto che la butto lì, che quel cretino di Soulja Boy, il rapper, quello rincoglionito che dice stronzate, ha fatto un tweet dicendo che Reggie se n'è dovuto andare da Nintendo per colpa sua e l'ha lasciata lì così, perché in realtà è in causa con Nintendo perché voleva far uscire una console tipo il Game Boy. Lasciate tipo uscire due console. Sì, l'hanno denunciato, eccetera. Esatto. Comunque ha fatto un tweet dicendo, citando il tweet di Nintendo America e dicendo tutto questo è colpa mia, e poi vabbè, l'hanno insultato tutti ed è andato avanti così. Comunque scusate, non volevo rubare la... Una salva di peti ha risposto a questo esatto. Tweet, credo. Sì, esatto. Bene, Ferruccio, qual è il momento più bello della carriera di Reggie che ti ricordi? Ma Reggie in questi anni, ragazzi, ci ha regalato tante cose, cioè tanti meme, tanti... e puoi dire anche che ha visto... Cioè, lui era lì nei momenti più gloriosi e nei momenti più zozzi di Nintendo. Quindi, insomma, tutti gli vogliamo bene. Gli vogliamo bene anche per il fatto che abbia un pochino... abbia così accettato questa cosa del fatto che assomiglia a Donkey Kong, l'ha fatta un po' sua. Un po' come il presidente cinese con Winnie the Pooh, se ci pensi. Sì, esatto, l'ha presa benissimo. Con la stessa... lo stesso software. Sì, la stessa autoironia. La cosa più bella, secondo me, di tutta questa storia, con tutto il bene che voglio a Reggie, è che il suo sostituto si chiama Bowser. Questa cosa mi fa veramente ridere come un coglione. Quindi, insomma, verrà appunto rimpiazzato da Doug Bowser. E quindi, insomma, il potenziale memico di Nintendo si conferma sempre molto alto, quindi vedremo cosa succederà. Comunque sì, sicuramente fra tutti i grossi CEO di aziende di videogiochi, Nintendo, sia per quanto riguarda prima, insomma, Iwata dal lato giapponese, buonanima, e Reggie adesso da questo americano, è sempre quella che ha i personaggi più carismatici e quelli che ti fanno in qualche modo pensare che gliene freghi qualcosa. Beh, vabbè, cioè, Yoshida, che è facciamo il giornalismo di merda campato per aria sul nulla, cioè motivazioni secondo voi? Nuove politiche di Nintendo o semplicemente no, vabbè, ma guarda, allora, hanno detto chiaramente che Doug Bowser è stato assunto 3 o 4 anni fa proprio con l'idea di passaggio di consegne. Sì, di passaggio di consegne. Secondo me, ora, cioè io spero non ci siano secondi fini, altre cose dietro, però secondo me quello che Reggie sta mostrando con questa mossa è che Reggie evidentemente è una persona che capisce, cioè non lo so, non mi sembra il CEO che si ammazza di lavoro finché non gli viene l'infarto e basta, cioè evidentemente davvero vuole stare con la sua famiglia, c'ha ormai abbastanza soldi per un paio di vite e quindi prenderà una bella limitazione probabilmente, nonostante il suo corpo sia pronto. Il suo corpo è pronto. Se... Potrebbe aver fatto tu la teoria che lavorare tutto il giorno Ferruccio è una merda. Secondo me, infatti, non è colpa del rapper, è colpa di Ferruccio. Ha parlato Ferruccio, gli ha detto che cazzo di lavori tutto il giorno, devi non fare niente, è meglio. E questa ha avuto un'epifania, ha detto, ma forse ha ragione. No, io ho spiegato che il lavoro, lavoro salariato comunque non è, cioè una cosa che è aliena, quindi tutto quel discorso dei mezzi di produzione. Esatto, marxismo di base, e l'ho convinto. Posso dire una cosa su di lui, sulla sua carriera, nel senso?
Secondo me il suo merito principale, al di là dell'averci fatto un sacco ridere grazie al suo modo di porsi, appunto, alle cazzate eccetera eccetera, spesso anche molto, come dire, autoreferenziali ma in senso buono, secondo me è proprio il merito, lui ancora più di Iwata, di aver cambiato l'immagine di Nintendo e la comunicazione di Nintendo, nel senso che al di là, vabbè, dell'epoca Yamauchi, che ok, è proprio veramente un'altra era, ma il suo arrivo che sale sul palco nel 2004 e inizia a dire stronzate un po' da sbruffone alla Duke Nukem e come dire, si pone in quella maniera venendo un po' dal basso, nel senso, no? Dalla gente, a parlare come il pubblico per una compagnia A molto molto giapponese, B estremamente impostata come è stata e in parte sa essere ancora Nintendo. Questo suo modo di porsi, questo suo immediato riscontro anche che ha avuto con un fare molto gigione e molto, molto capace, vi posso riportare un aneddoto, io l'ho visto di persona 2 anni fa, ci ho fatto un selfie, uno dei pochi a cui ho mai chiesto di fare un selfie, perché non è una roba che mi piace in generale farmi foto e poi chiederle alla gente, però ero a provare lì alle 3 dei giochi ed è sbucato fuori dal nulla e l'ho visto con un tizio, è sbucato fuori, telecamera, montato al treppiedi, ha fatto un 3 minuti di discorso per il canale YouTube, mi pare, ma con una a mitraglia, una bravura, un modo di fare da ultra mega professionista, ma hollywoodiano, per capirci. E secondo me questo suo modo di porsi, anche il messaggio finale che ha lasciato è bellissimo, poi non so quanto sia sincero, però lo sembra tantissimo, e se anche non lo è, quindi vuol dire che è molto molto bravo. Secondo me tutto questo è un suo enorme merito, perché con questo suo modo di porsi, che è stato immediatamente accettato, ha avuto subito un riscontro, ripeto, ha cambiato la strategia comunicativa di Nintendo, che ha saputo poi essere più diretta, meno ingessata e più vicina alla gente. Senza snaturarlo, perché... Bravo, sì, senza esagerare. Cioè, così come fanno impazzire direct con i giapponesi doppiati che fanno l'inchino, cioè non so se hai visto quello di Pokémon oggi. Sì. No, allora, chi è che ha detto che non sembrava uno che lavorava tantissimo? 80 ore a settimana di lavoro. Voglia. Vabbè, ma stavi a giocare i videogiochi. Era sarcasmo, Vito. Scusa, avevo capito l'opposto. No, vabbè, comunque 80 ore a settimana sono un po' tante, Ma è impossibile che lavorasse 80 ore, ma dai, ma figurati. Beh, no, cazzo. Ma 6 giorni, dai. Lo puoi fare, ma non 13 anni. No, una cosa, mi spiacerebbe scoprire fra un po' che in realtà sta male, ha dei problemi di salute. Ma in realtà lui ha detto chiaramente, me ne vado in, come si dice, in buona salute, e buoni rapporti. Se muore fra 3 mesi, insomma, cioè, non è che... Abbiamo che mentiva. Sì, però capisci, non è una cosa... Fra 3 mesi pugnalato da Shigeru Miyamoto. Sappiamo che... la spada da palco. Comunque alla fine lui, comunque sì, con la spada di gomma più. Però no, vabbè, lui lascia una Nintendo che praticamente è arrivata, come diciamo dal punto di vista della percezione, lascia una Nintendo che è veramente al top, perché non dico che sia la Disney dei videogiochi, però più o meno, cioè è tutto questo, come si dice, tutta questa grazia, tutta questa simpatia, Nintendo non ce l'aveva quando Reggie è iniziato 15 anni fa. No, e poi secondo me lui è stato bravo anche, dal Giappone sicuramente gli sono andati dietro, a trascinarseli, cioè nel senso Miyamoto c'era già, ma non si poteva in quella maniera lì, Iwata non si sarebbe mai posto come si è poi posto sulla scia di quello che ha fatto lui, nel senso certi tipi di conferenze, penso al direct di Smash Bros che si menavano, quello che avevano fatto fare da Jim Henson con i pupazzi, che è bellissimo, dicono che fosse anche perché Iwata non era fisicamente molto, come dire, più presentabile, quindi dovevano creare un modo per mostrarlo senza mostrarlo. Ma anche gli Iwata Ask, la serie, quella sì, con sì, le sì, interviste. Cioè, lui sicuramente ha avuto, secondo me, proprio il grande merito, oltre, ripeto, di essere un simpaticone così, di cambiare il modo di comunicare, e, cioè tanto di cappello, perché secondo me lì davvero ci ha messo del suo. Va bene. Sì.
Allora, grazie Reggi, speriamo che di non ritrovarcelo a Zynga fra due mesi. Ma neanche in Papua Nuova Guinea. Come Vito, scusa? Mummificato in Papua Nuova Guinea, dico, speriamo. Sì, esatto. Poi si può chiedere, buono, puoi chiedere a Reggi. Se non ritrova Marco. Vabbè, beh, scusate, sì. Secondo voi è una coincidenza che c'è il miliardario... che si trova il tempo libero che adesso. Mottura, che è l'unico a cui ha mai chiesto un selfie. Esatto, vero. Comunque continuiamo con lo speciale Nintendo di oggi, perché per una coincidenza quasi tutte le notizie sono su Nintendo, e andiamo alla collaborazione fra Microsoft e Nintendo, di cui ci parlerà, non lo so, Vito Iuvara, che è un grande fan delle... Allora, guarda, del è un rumor del cazzo, quindi non si sa ancora nulla. Perfetto. Però a me è interessato commentarla. Vito, ti do uno scoop, non è un rumor. Attenzione, gente che viola l'NDA, quindi ufficialmente passa su Switch? Anch'io tenderei collaborazione. La collaborazione non è un rumor. Allora, ma cazzo, calma. Ufficiale non c'è niente, però sta trafficando dietro le quinte. Ah, questo si è capito, questo hanno proprio detto che la gente di Nintendo si è vista in Microsoft. Lo scenario interessante sarebbe il passo su Switch, che è un'altra cosa però. Cioè, se fanno Banjo domani su Switch è una cosa. Se il pass arriva con questa tecnologia cloud di cui non sappiamo niente, che potrebbe non funzionare, vabbè. Vito, comincia dall'inizio, spiega qual è. E io stavo spiegando però. Sì, perché no, ma perché tu racconti già le tue impressioni dopo sette anni? Non è vero un cazzo. Io ho detto che non commentarla, Vito, dai, però. Perché era uno scenario interessante. Qual è lo scenario interessante? Che Microsoft potrebbe portare su Switch il suo pass, cosa che vuole fare anche su altre piattaforme, si dice, pare che ci abbia provato anche su PlayStation 4, e al 99% questo pass arriverà su PC. Come ci arriva però, visto che Switch non ne ha fa, con alcuni giochi che saranno direttamente scaricabili ed altri invece che funzionerebbero con la tecnologia cloud di cui Microsoft si sta bullando da mesi, ok? Adesso ve l'ho detto. Per me è uno scenario molto interessante e che effettivamente converrebbe a tutti, perché Microsoft vuole vendere passo, secondo me, più di console in questo momento. E Switch comunque... si troverebbe comunque 40 milioni di console a cui vendere il passo, di gente che probabilmente a Switch non ha quei giochi là. Potrebbe essere gente che ha una PlayStation 4 o che non ce l'ha. Peraltro, cioè non è in competizione diretta. Esatto, mentre Switch si troverebbe tutti i giochi che adesso non ci sono perché non ce li portano. Sto anche pensando che una volta che hai il pass su Switch, puoi dire... Devi farti comunque l'online, però. Puoi dire, va bene, a questo punto magari mi prendo anche un Xbox se ci voglio giocare nell'altra stanza, se ci voglio giocare è meglio, se me li voglio scaricare. Vabbè, comunque dal punto di vista del brand, naturalmente è un modo per mettere in casa quel brand a persone che magari non l'avrebbero fatto, quindi. Eh sì, ti trovi, secondo me per Microsoft non è una cazzata, cioè sulla carta mi sembra meno stupida di quanto possa sembrare. Poi, ma scusa, come funzionerebbe questa cosa? Cioè, Forza Horizon come gira su Switch? Cioè, cosa Forza Horizon con tecnologia cloud, esattamente come hanno fatto girare in Giappone Odyssey Resident Evil 7. Sì. E come in teoria farà la nuova console Google, che hanno fatto i test con Assassin's Creed Odyssey a 1080, figata, funziona benissimo. Bisognerà capire quanto è benissimo, dove è benissimo, quanta latenza, quanta connessione. Quali però secondo paesi, me per il pubblico di massa sono problemi molto più relativi di quanto i videogiocatori credono. Sì. Potrebbe anche fare, secondo me, non partire così con l'all-in, e magari iniziare con portando magari qualche gioco direttamente. Crackdown 3. No, Crackdown 3 no. Però, cioè, portandoci Cuphead e, che ne so, Ori su Switch come publisher. Microsoft ha già pubblicato, se non ricordo male, delle robe su, forse su DS. Beh, anche Minecraft. A parte Minecraft, che ok, ma anche proprio dei giochini, forse qualcosa di, non mi ricordo, su GBA anche. C'è il Blade adesso su Switch, che è loro in teoria. Tra l'altro, scusate, io vorrei coinvolgere anche l'ingegnere Michele. Però il Blade è un gioco comunque, è un titolo multipiattaforma, non è che non è sviluppato per Microsoft. Scusate, volevo coinvolgere anche un attimo la cosa.
coinvolgere un attimo l'ingegnere Michele, perché ingegnere, lei mi insegna che Microsoft negli ultimi anni ha sviluppato una competenza abbastanza forte per quanto riguarda tutta la parte server, tutta la parte infrastrutture e così via, no? Quindi potrebbe essere questo un vantaggio competitivo rispetto, che ne so, a Sony, che non ha le stesse infrastrutture quando si tratta di PlayStation Now e streaming? Sì, sono assolutamente d'accordo. Considera anche che sempre di più Nadella, cioè la componente manageriale di Microsoft, sempre di più dice, e anche da seguito, quindi fa passi verso il non vogliamo vendere l'hardware, non vogliamo vendere software, ma vogliamo vendere servizi. Sì. Quindi questo sta perfettamente a incastrarsi nel mondo videoludico, nel dire non sono così strettamente legato al ti devo vendere l'Xbox, te la devo mettere in soggiorno. Te la devo mettere in soggiorno è una bella frase, vai. Sì, che non è la prima volta che oggi lo dico. Ma ti voglio vendere il servizio, ti voglio vendere l'abbonamento. Ora, io non so se è perché tutti vedono i risultati di Netflix, tutti vedono cosa vuole fare Disney con Disney Plus, tutti vogliono avere il servizio e in realtà sono pronti ad accettare la competizione dicendo io sono il meglio, quindi tanto la gente non andrà mai via da me. Ma questa è veramente una mossa, una bold move, cioè una mossa veramente, non dico arrogante, ma forte, perché Microsoft dice vado addirittura su un hardware di un altro a vendere un mio servizio, perché tanto sono talmente sicuro di questo che so che non danneggia il mio mercato, non cannibalizza il mio mercato. Poco sicuro, poco sicuro del mio, nel senso che magari esatto talmente il mio so che dire, traballa un po' che vado anche altrove, anche perché scusa magari sono rincoglionito, però io non riesco a non pensare che una mossa del genere non depotenzi Xbox, cioè Xbox come come oggetto, boh, non so. Beh, ma la console secondo me sì, però anche PlayAnywhere secondo me va in quel senso, cioè se decidi domanda... preferisco vendere a un sacco di gente il pass, compro i studi, faccio i giochi, perché l'acquisizione di studi va nella direzione Netflix, cioè faccio un sacco di prodotti e contenuti, a manetta esce un gioco al mese, che così posso darti il pass e tu fai sì 8, 9, 10 euro al mese, che è contenuto e piattaforma. Non mi sembra impossibile che loro poi tirano fuori Xbox One X, super console in cui ce li giochi meglio, fatta da noi perché ci abbiamo il cazzo dritto, però sti cazzi, intanto quelli su Switch che non comprerebbero mai Xbox perché comprano, le percentuali dicono che tanta gente compra Switch e ci affianca PlayStation 4, non Xbox, comprerebbe anche il pass. E questo ti permetterebbe di dire non vado a cannibalizzarmi, a mettermi da solo il bastone tra le ruote, ma vado in realtà ad aggredire un mercato che fino a ieri non avevo speranza di aggredire, né con i giochi né con il pass, perché io non ripeto, non mi precluderei il fatto che a qualcuno permettano, o a qualche mercato per testare permettano il abbonamento con tutte le varie forme, abbonamento giochi AAA, abbonamento giochi meno costosi, abbonamento giochi un mese dopo di quando escono, e anche in streaming o in qualsiasi altro formato puoi giocarti solamente questo gioco, ma siccome te lo giochi sulla Switch o in mobilità eccetera, te lo metti in promozione a un pochino di meno. Il discorso è, questo aiuterebbe tutte quelle persone che dicono ho già preso la Switch, cazzo faccio, mi compro l'Xbox. Sì, però tra l'altro depotenzierebbe PS4 anche. Lo devasta. Lo devasta. Prima è una seconda console. No, secondo me a Sony vai a rompere tanto. Sony vai a rompere tanto i coglioni. Sì, è una domanda da fare. Non ci avevo pensato. Un parametro che non abbiamo mai considerato. Ci sono due parametri in realtà, se mi posso permettere. Uno è, è molto tardi per farlo adesso, quindi PS4 penso che tu non la... le rovini in finale, diciamo, ma non la distruggi. Quindi questo è il momento in cui Sony ha ottimizzato le linee, ha ottimizzato gli studi, sta tirando fuori le ultime pallottole e probabilmente sta raccogliendo soldi con il rastrello. Quindi lo fai per la prossima generazione. C'ha talmente tante pallottole Sony che non è alle tre, figurati. Ma perché non gliene fotte più un cazzo? Cioè, è come Trump, dice vado in strada, uccido qualcuno e la gente continua a comprare PS4. E l'altra cosa è... oltre a questo, quanto può costare? Perché uno dice ok, non compro l'Xbox, ma se costa 14, 15, 20 euro al mese,
e non ha altre formule più leggere o alleggerite, probabilmente non tutto il mercato ti segue. Io però ho delle perplessità sull'hardware dello Switch che mi prende due tacchette di Wi-Fi di fianco al router. Cioè, ho qualche quello perché sei sfigato. Ho qualche perplessità. Beh, no, il Wi-Fi è anziché da merda. Il Wi-Fi dello Switch è un po' debole. Si vociferava debole comunque di una nuova versione di Switch. Magari con le linee 5G, con dentro la SIM. Quello, e secondo me, guarda, tutte ste cose di streaming, che poi un giorno vi racconterò, ma vabbè, tutte queste cose di streaming a cui molti si stanno interessando, secondo me sono un po' tutte in preparazione delle 5G, cioè secondo me non è, non è tanto una questione, fra l'altro pensate anche a tutti i, che ne so, in America c'hanno il cap mensile di gigabyte che è pazzesco perché la maggior parte delle persone c'ha tipo, che ne so, 10, meno di 10 gigabyte al mese, cioè cose folli, in altri in paesi come, che ne so, l'Australia pure la situazione internet è disastrosa, in Europa è relativamente buona con grosse differenze fra i paesi, però secondo me ancora come infrastruttura non è proprio, non ha la stessa copertura che può avere il videogaming tradizionale, quindi secondo me è tutto un po' in prospettiva futura, comunque vedremo. Se, non lo so, se nessuno vuole aggiungere nient'altro, io direi di parlare, parliamo degli ultimi due direct di Nintendo. Sì, io che posso anche andare a casa ormai, Ferruccio, fai tutto tu. Scusa se ti aiuto. Andare via e sta veramente tirando la volata, tipo. Scusa se ti aiuto. Cioè, però Tommaso, questo no, lo capisco, sei stato assente. Di voglia. Sei stato assente una puntata e evidentemente hai Scusa se faccio questa cosa da 12 anni quanto te. Sono tornato e adesso me lo prendo, mi ripiglio tutto quello che è mio. Tipo sicuro Pippo Baudo. Sicuro, esatto. È come vabbè, dai, allora conduci tu, dai, conduci il clan tu. Degli Adami, va bene, ascolta. Dai, niente, i direct di Nintendo. Allora, quello di Pokémon ha fatto cagare. Sette minuti, tre Pokémon nuovi, c'è Sbruglio. Il Pokémon che più aspettavi tu, Sbruglio, Scarbellios e Debenetti e Debenetti. Il Pokémon di cittadinanza. Cioè, ma che cazzo vi aspettavate da esattamente da studiare? Di 7 minuti hanno annunciato il titolo, hanno fatto vedere i tre starter e hanno detto che esce nel 2019. Cioè, ci sta, secondo me. Hanno fatto anche un trailer, hanno fatto vedere un trailer di un minuto. Cioè, sì, l'ambientazione. Però c'era gente che aveva il solito, come dire, termometro delle aspettative leggermente fuori scala. Cioè, tantissima gente, ma tanta però, si aspettava, adesso non so quanto legittimamente, perché è vero che avevano promesso una cosa un po' dirompente, un po' nuova, un po'. Ma si aspettava tipo Breath of the Wild con i Pokémon, ecco. È chiaro che se ti aspetti quella roba lì e poi vedi questo, che palesemente comunque come struttura, non dico di gameplay, ma dico a livello tecnico, diciamo, come impostazione, deriva direttamente da Let's Go Eevee, come nel look anche. No, scusa, ancora peggio, perché si è ritornati ai come si dice? Casuali. Sì, agli incontri casuali. No, lasciate stare il gameplay, cioè manco da vedere. Sì, sì, ma manco vedi i Pokémon nel mondo, cioè vai in giro con sì, quella no, struttura okay, da però vecchio. Dico, l'aspetto JRPG. È quello di quel quello prima, cioè di quello di adesso che è appena uscito. Se sì. Tu ti aspettavi una roba appunto Zelda con i Pokémon, con una grafica di un certo tipo, eccetera, capisco che puoi rimanere deluso. Poi sono d'accordo con Vito che uno dovrebbe fare i conti con la realtà, ecco, ma anche non dopo, anche prima. Poi... però sai cosa, secondo me c'è anche da dire che proprio dal punto di vista artistico ci sono delle scelte, non lo so, cioè quando in alcune delle scene fatte vedere nel trailer onestamente sembrano un po' tipo degli asset presi riciclati dal 3DS. Sì, no, ma anche presi a prezzo basso dallo store di Unity, cioè sembrano sembra una roba un po' tipo un indie fatto
fatto bene, però senza una particolare forza. Sì, detto che non è mai stata una serie che faceva della grafica il suo pregio, cioè, perché esiste da 23 anni e da 23 anni non è mai stata una cosa. Però c'hanno i soldi, no? c'hanno tipo i soldi del Vaticano, cioè chiaro. Non è che c'hanno problemi di e gli budget. Piacciono i bambini anche allo stesso modo. Oh, guarda, ti aspettavo. prego. Non ho più niente da dire. No, vabbè, quindi io non so se fra di noi non so se fra di noi c'è qualcuno che ha giocato un Pokémon. Io dico, a parte Pokémon, ora sì, perché oggi era preparatissimo su uno starter su Twitter, l'ho visto benissimo. Ma io ho giocato i quelli vecchi, l'ultimo no, il primo mi era piaciuto moltissimo. E avevo giocato anche Pokémon Stadium su Nintendo 64. Però insomma, Pokémon Snap pure, ecco. Ah, quello con le foto. Però dico, nonostante tutto, io alla fine sicuramente lo comprerò, va bene, per i miei figli, a cui piacciono molto i Pokémon. Mio figlio ha già finito sia Pokémon X e Y sia Sun and Moon. Probabilmente sarà il primo Pokémon che giocherò sul serio e vedremo se sarà uno sfracellamento di coglioni tipo JRPG o se, non lo so, se riusciranno un po' a svecchiare sta formula almeno nel gameplay, perché come primo impatto mi sembra molto, come dice, meno molto coraggioso, sicuro. Meno coraggioso del previsto. Sì. Va bene, poi c'è stato un altro Nintendo Direct qualche giorno fa. E cosa hanno presentato, Simone? Hanno presentato e detto che direttamente scaricabile ci sarebbe il gioco più atteso dell'anno per me e i miei figli, cioè Yoshi Crafted World. Ma vai a cagare. Stiamo giocando. ma ti prego. Amico mio, io non è... ho due figli. Uno sì, ma i tuoi figli li vedo su Instagram che giocano già serie, eccetera. Questo Yoshi 4 lo tirano dietro dopo 20 minuti. Come giocano serie a Smash Bros? Stanno in fissa. Appunto, lo vedo. Infatti. No, per Yoshi dico, sono proprio avvenuti. Yoshi come personaggio, cioè ti devi lavare la bocca, ti devi sciacquare la bocca prima di parlare di Yoshi. Scusami, Marco, però a te va bene, sì, Simone, a te va bene che Mottura si guarda i figli su Instagram? Li posta lui, li posta. Non faccio mai una story con foto dei miei figli di faccia, quindi sì, mi va bene. Ah, quindi è il tuo Instagram, ok. Certo. Chiaro. E quindi, scusami, però dico, a parte questo... di bambini, cazzo, era bello aprirgli un account Instagram ai figli, effettivamente sarebbe stato veramente da ridere. Però scusami, Simone, Marco sì. C'ha un po' ragione nel caso specifico, perché io ho provato questo demo, sì, e mi sembra estremamente... Allora, se... Io ho giocato 4 missioni in Nintendo, comunque vai. Io andate. Ho giocato Wally's World, ripeto, con i miei figli fino alla fottuta nausea e effettivamente mi sembra un passo indietro. Però mi sembra un passo indietro da un livello, quindi... cioè, ecco, il trailer era molto bello, la demo secondo me è molto moscia, però il trailer era una figata, secondo me c'erano delle cose molto carine che non c'erano, esatto, in World. Secondo me non possiamo, secondo me, rispetto a World, ha il fatto di essere meno un platform, e non si capisce tanto dalla demo questo, di essere meno un platform, se vogliamo, canonico, con uno stile particolare, no? Però come impostazione, scorrimento, vai, ciao. Non è proprio così, nel senso che l'interazione con i fondali, il fatto di mirare e sparare, che già si intuisce nella demo, per quello che ho potuto vedere io, che ho giocato 4 missioni, è spinto abbastanza tanto, tant'è che a un certo punto subentrano anche dei piccoli enigmi, delle cose. Il problema che vedo grosso nel gioco, anzi i problemi sono due. Il primo, che a livello di produzione palesemente è una roba... ma abbastanza tirata via, cioè ha di sporcizia tecnica, pochi poligoni, proprio un po' ricalca lo stile di Tearaway in un certo senso, dove però secondo me Tearaway era molto curato. Questo, insomma, è il primo gioco di Nintendo fatto con Unreal Engine 4. Stavo comunque dicendo che a livello di stile, ecco, non a livello di tech, mi piace il gioco. Lo stile è molto bello, lo stile è molto bello. Il problema è che secondo me quando vogliono... Vai, scusa. Dico, lo stile è più bello di Wally World, cioè ha più senso il cartone e quello che fanno col cartone rispetto alla lana e quello che facevano con la lana a livello immaginifico.
poi senza mettersi nella testa di un bambino, il cartone è una cosa che puoi più usare, la lana invece no. Però effettivamente tecnicamente ho notato anche io che è un po' zoppicante. Tra l'altro mi sembra ci siano anche meno mosse da fare, cioè un po' qui infatti stavo arrivando alla seconda cosa, che è il problema poi vero. Mi è sembrato un gioco facilissimo e molto molto blando proprio per come si pone. Cioè che ci sta che vogliono fare una cosa un po' tipo i Kirby, no? Più per un target più da bambini, che però può anche essere apprezzato da gente che vuole essere più incattivita. Il problema qual è? Che così come Mario di solito, no? Verso la fine diventa difficile, o se vuoi prendere tutto diventa veramente molto complicato. Qui sì, se vuoi prendere tutto e vuoi fare il completista non è affatto semplice. Il problema è che non ha mordente e sei tu che devi importi questa sfida, perché in realtà arrivare alla fine dei livelli sembra una cosa che più telefonata non si può, ma molto banale, cioè proprio molto molto molto. Per quello che dicevo, che anche i bambini di Simone, che vedo essere già dei piccoli pro, magari potrebbero scogliere forti proprio, cioè, devo dire la verità. Però no, guarda, devo essere sincero, guardandoli giocare c'è questa cosa nei bambini, giustamente noi abbiamo perso proprio il vero sense of wonder davanti ai videogiochi. Loro sono proprio super appassionati dei personaggi, se ci pensi uno dei giochi che più gli piace è per Nintendo Switch Kirby Star Allies, che a livello ludico è una merda cioè nel senso nessuno di noi ci giocherebbe mai per più di 10 minuti. Sì, sì, stessa cosa con i miei figli, pure loro. Però ma perché? Il gioco perché è proprio semplicissimo, proprio per bambini, cioè pensato solo ed esclusivamente per bambini. Lampi, colori, un sacco di cose carine, insomma. Coriandoli, le musichine. No, sì, ma anche il salto, cioè il platform, il platforming, il salto è molto facile, non hai, cioè cadi, ricominci subito da lì, e questo Yoshi è così. Il problema per me è che io sto vedendo adesso, mia figlia sta giocando per ora a Yoshi's Island, quello sul mio vecchio Game Boy Advance. Quello che sto notando è che secondo me la cosa bella di Yoshi tradizionalmente è sempre stata che è un po' un platform sui generis, quindi riesce a fare cose diverse con con la tavolozza del platform. Quello che però secondo me Nintendo non ha ben focalizzato negli ultimi titoli di Yoshi è che farli un pizzico più difficili, un pizzico più simili a Mario nel level design, per esempio, secondo me il bilanciamento perfetto starebbe un po' più su quel versante, anche essendo giochi per bambini. Sì, probabilmente. Ma non c'è la famosa quindi stratificazione degli altri giochi Nintendo, dove lo affronti in così. In Yoshi così. C'è sempre meno, eh? No, questi giochi qui l'unica stratificazione che può esserci è: vuoi prendere le medaglie e vuoi. È legato a fare il completista, no? Devi prendere tutte e 20 le monete rosse, devi prendere tutti almeno 100 monete, non devi perdere energia. Capisci che sì, come dire, sono dei paletti che ti sta mettendo di fatto il gioco, ma sei un po' più tu che te li stai mettendo, perché comunque completare il livello è veramente una roba che puoi fare mentre stai preparandoti da mangiare. Però dove non era proprio così, questo per quello che ho visto io sembra così. Beh, vabbè, ho visto l'inizio, o poi hai visto qualcosa più avanti? Tu ho fatto quattro livelli sparsi. Spazio. No, in teoria non dovevano essere i primi quattro, cioè erano un po' così. Poi non so, magari. Però Vito, Wally World non è che differisce molto da questa descrizione. Ma io mi sono divertito molto a fare la campagna senza fare il completista. Non era terribile, era neanche regalata. Sì, nel senso, anche io mi sono divertito, però, cioè, nel senso, non è un gioco per tutti alla Super Mario Bros. No. Veramente è una roba. Un gioco per i migliori, ovviamente, però. Comunque, scusate, io lo so che adesso Tommaso sicuramente si incazza, però voglio dire, stiamo un po' divagando visto che si parlava del Nintendo Direct. Sì, è vero. Quindi scusate se conduco, scusate se dopo. No, ti lascio condurre, Ferruccio. Guarda, mi sto guardando un trailer di. Fatti i cazzi tuoi. Sia mai che tu sia attento. Comunque, no, vabbè, hanno anche annunciato Super Mario Maker 2. Sì.
che a me ha fatto, cioè io l'ho visto, ho detto vabbè carino, bello, lo prenderò sicuramente, però non mi è sembrato particolarmente diverso. Poi ho visto un video fatto da un tizio che sul primo Super Mario Maker ci ha passato tipo 5.000 ore e spiegava un po' tutte le novità, ed effettivamente sembra che sia molto, cioè tutte le novità che lui ha visto guardando i menu nel trailer, no? E sembra effettivamente che sia un pacchetto molto più ampio, molto più completo, e questa è una cosa interessante. C'è poi qualche novità, tipo un nuovo stile grafico, cioè nuovo per modo di dire, che si rifà quello di Super Mario 3D Land, che è brutto come la merda, però insomma questo è anche un po' in questa specie di pseudo 3D. Io non so, però cioè Mario Maker a me mi ha un po' bastato quello per Wii U. Cioè, abbiamo bisogno di un nuovo Mario Maker? Secondo me, guarda, se lo fanno con una struttura online, inclusi anche tipo un modo per far emergere i migliori livelli un po' meglio di quello che era nel primo Mario Maker, secondo me ci avrebbe tanto senso. Cioè, nel primo Mario Maker alla fine spingevano sui livelli automatici e basta. Io ho fatto 1.000.000 di livelli automatici. E infatti, infatti la parte, diciamo, dei curatori, cioè la parte in cui qualcuno magari può segnalare bei livelli, quella dovrebbe essere migliorata, se non proprio costruita. Quindi, però il potenziale c'è, e secondo me come gioco è molto, insomma, promette molto. A me l'unica cosa che dispiace è che ancora dopo tutti questi anni ancora ci abbiamo il Mario in 2D, è ancora quello con la grafica brutta di New Super Mario Bros. Cioè, io non vedo l'ora che, se mai dovesse succedere, che Nintendo si metta un attimo a fare un nuovo stile grafico per i Mario in 2D, perché è terribile, anche a me è sempre fatto cagare. Cioè, è tremenda ed è invecchia sempre peggio, quindi insomma. Però vabbè, quindi Super Mario Maker 2 è molto molto interessante. Dai, poi c'era Astral Chain, che è la roba, esatto, e poi andiamo alla parte un po' più seria, dura. Sì, e ci abbiamo avuto a sorpresa, così a botta, senza un senso, Platinum ha annunciato un nuovo gioco, oltre a Bayonetta 3, che è stato bellissimo perché nel Direct hanno detto: su Bayonetta 3 ci stiamo ancora lavorando, uscirà, non vi preoccupate. L'han detto perché hanno annunciato Metroid, che invece hanno cancellato. Esatto, quindi hanno detto tipo: ok, Bayonetta 3 succederà, però prima di questo beccate sto polpettone, e hanno fatto vedere Astral Chain, che è veramente la cosa più giapponese, più Platinum che uno si possa immaginare, perché è una specie di un action game basato su sta specie di catena magica. Ci sono sti due poliziotti in una città futuristica un po' tipo alla Akira, e combattono sti mostri. Ha fatto una battuta lui su come si controllavano i due personaggi, ha lasciato intuire che potesse essere in coop, cioè nel senso che fossero entrambi umani. In realtà poi sul sito web di Platinum e dalle dichiarazioni di Platinum stesso, comunicato stampa, al contrario fa presagire che sia una cosa molto basata su una forma di interazione con un'intelligenza artificiale, tant'è che il gioco stesso narrativamente introduce questa intelligenza artificiale che aiuta con un collegamento tipo neurale questi super poliziotti. No, la mia sensazione era quella, invece di controllarne uno, li controllassi entrambi. Sì, esatto. Sì, ma anche io ho capito che li usavi. In realtà per ora è che ne usi uno, scegli uno dei due gemelli, e l'altro, quello che non scegli, il maschio o la femmina, entra come partner, diciamo, nella storia. Però tu usi uno dei due gemelli e la sua unità, Legion si chiama, la sua arma speciale, fondamentalmente. Il la punto catena, è che, a colpi esatto, di catena, come Legion, come i fascisti. Quelli. Okay. Il punto è che dalle parole di Koizumi sembra aver fatto presagire che ci sia una possibilità, non so se nell'avventura principale, ma magari in una modalità secondaria, o perché no, magari anche nell'avventura principale, che uno dei due, ovvero Legion, o magari anche un altro dei personaggi, possa invece essere un umano, e sarebbe figo, ovviamente, molto figo.
Tra l'altro, poi questo tema, Katsura si era incoglionito. Questo tema dell'action con i personaggi insieme. Ma la Katsura non fa più le tredicenni con le mutandine di fuori, cioè ti stai lamentando di quello? Sì, sono abbastanza. Niente, a me il character design, a me sembrava, cioè, le prime scene, sto riguardando il trailer adesso, che tra l'altro è più figo di come me lo ricordavo, le prime scene sembrava una roba di Guyver, perché uno dei cattivi che arrivano sembrava proprio Guyver, poi ho detto no, sarà una roba tipo Gantz, invece poi diventa un po' Akira, effettivamente c'ha la moto, c'ha la... Comunque, dicevo, poi ne riparliamo magari per Devil May Cry, perché anche lì c'è la meccanica legata a V, al fatto di un action in cui non controlli direttamente tutti i personaggi, che sembra essere una delle premesse di questo Astral Chain e che è una delle componenti di Devil May Cry 5. Va bene, e poi niente, cosa hanno presentato? Hanno presentato Zelda, il nuovo Link. Ah, vero, cazzo, Link's Awakening. Zeldino. Che tra l'altro è bello, l'unico bello. Che non ho giocato su piattaforma Nintendo. Pure io, pure io. Esatto. A me ha ricordato tantissimo Tunic, che è un gioco con cui rompo i coglioni da 2 anni. Sì. Che però uscirà mai Tunic? Quando? Esatto. Mi avevano già detto l'anno scorso di non prevederlo assolutamente per il 2019, perché vogliono fare una roba bella lunga, e mi dicevano non ce l'avrebbero mai fatta per il 2019. Bello. Comunque no, Link's Awakening, e vedi, la cosa che mi fa un po' ridere è che Nintendo fa tipo, che ne so, Mario, appunto, Mario 2D, lo stile non cambia mai da 20 anni, Zelda, ogni nuovo titolo c'ha completamente uno stile differente, e in questo caso è ancora una volta uno stile molto accattivante, questa volta sembrano coraggioso tipo... pure, perché sì. È una direzione particolare per Zelda. Sì, che poi in realtà se vedi alcune cioè è anche abbastanza fedele in realtà all'originale, no? A Link's Awakening, o almeno ci sono nel gioco puoi scattare delle foto e il character design è praticamente uguale a quello delle foto. Io ho notato però una differenza fortissima, anche un po' stridente, tra la parte in cartone animato con cui veniva presentato il gioco e la grafica del gioco vera, cioè molto diverso. Però vediamo quanto saranno queste parti in cartone animato, può essere sia letteralmente quello che abbiamo visto. No, per carità. E comunque, insomma, c'è questo stile che ricorda un po' tipo dei giocattoli, non lo so, delle action figure. Perché ha un'illuminazione, un rendering molto realistico. È anche, come si chiama? Invece molto, molto fantastica, diciamo. Come si chiama il focus? Cioè, quando... Esatto, Depth of Field che è molto vicino, per cui sembra che tutto sia piccolo. Ma forse tu intendi il tilt shift? Può quello essere. Dove fai tipo le foto della stazione dei treni? Sì. Ah, ok, esatto. Insomma, credo che aspetteremo tutti poi il merchandising di questo gioco, perché cioè, se fanno i pupazzetti di sto gioco, naturalmente anche gli amiibo, io mi comprerò tutto. Se fanno, cioè se fanno. Sì, lo so. Perché mi giro a destra, ce l'ho 250 da amiibo in questo momento, se ne fanno di zero. Sono 250, wow. Io penso che un paio di cento. Lo stile sia molto carino, ovviamente... All'inizio, quando ho presentato il cartone animato, quasi quasi, cioè, speravo che fosse quello. Le chiavi. Speravo fosse lo stile quello là, perché insomma sarebbe stata una cosa un po' di rottura. Ma era sperato. Quale? Chiaramente. Cioè, lo stile cartone animato. Come quello dell'intro. Come quello dell'intro. Esatto. Cioè, tipo quello per Philips. Esatto, sì, sì, quello. Il CDI. Sì. No, una cosa, non so come possa aver retto Link's Awakening, perché è un gioco di 20 anni fa, 20 di più, 27, quanti anni? Sì, ma sì, vabbè, fanno un porting 1-1, dai. Sì, vabbè, sarà infatti come quando hanno fatto come Link Returns. Between o Samus Returns. Quello del sì. CDS, sì, cioè, sarà proprio un remake a tutti gli effetti. Forse una roba un po' fedele, no? No, non me lo aspetto. No, neanch'io. Anche perché a me sulle prime mi era sembrato un gioco brutto cellulare. Ho riguardato il video più volte. Ogni volta che lo guardo mi sembra invece molto più quale? Bello. Scusa, cosa? Zelda. Il primo impatto sembrava un po' sporco, quella roba per cellulare non pulita. Invece, no, c'è veramente una bella cura nel dettaglio. Più lo riguardo, più mi sembra bellissimo. Sì. No, dopo 26 anni sarà.
sarà un remake, io mi aspetto di un signor livello, cioè probabilmente non hanno tirato fuori una trama nuova, ma vedrai che sarà stato fatto un lavoro di pulizia dal sonoro alla rappresentazione a schermo, ai passaggi da volo d'uccello alle fasi orizzontali, che di un certo livello. Sì, ma anche come controlli, cioè i controlli erano... Ma esatto, era ma ti ricordi il 3DS, quello che aggiungeva il passaggio in 3D, o il passaggio nel muro? Cioè, questo tipo, esatto, questo io mi aspetto come... Partiva già un po' alto, come giochino, quello del... Quello era un gioco... No, però Michele, quello è una roba diversa, Cioè, questo è un remake, attenzione, non è che aggiungono cose così pazze che lo stravolgono, La base rimarrà quella lì, assolutamente. Sì. Però prendi il remake di Resident Evil 2, è quella roba lì, ma è completamente stravolto, cioè ci sta una roba di quel tipo. Beh, però non aggiungono meccaniche così dirompenti come quella che lo fanno diventare 2D, cioè sarebbe un po' ardito chiamarlo remake se dovessero fare una roba del genere. Ma io invece qualcosina me lo aspetto. Magari non radicale, ma sicuramente qualcosina lo farà. Cioè, cos'altro hanno fatto? Cioè, non è che hanno convertito, hanno dovuto comunque ricostruire tutto il gioco, quindi a quel punto, secondo me, certe cose poi stonano. Però perché rifare il remake, non un nuovo Zelda, quando sempre fatto? Questo è quello che poi uno può domandarsi, no? Perché comunque la struttura c'è già, il design magari dei dungeon rimane più o meno simile. Sì, hanno fatto, scusate, appunto, adesso Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, che è Pokémon giallo, cioè... Sì. Io mi aspetto una roba così, cioè il gioco quello. Poi, ragazzi, cosa dite se ci muoviamo da Nintendo e proseguiamo con qualcos'altro? È tardi. Sì, ma poi c'erano altri annunci, tanti RPG, ma presto che è tardi. Ne parleremo. Allora, io andrei a parlare dello scenario dei giochi multiplayer online in questo momento. Anthem, Apex Legend e Fortnite. Vito, vuoi parlare di Anthem? Allora, Anthem, secondo me, abbiamo avuto anche una discussione su Mottura, secondo me è proprio sbagliato da capo a piede. Partiamo da una premessa. Per me il genere è immondizia, compreso Destiny 2, che gioco sempre molto volentieri, per cui ho speso 70 miliardi. Cioè, mi ci diverto, però è un genere costruito per farli a farti farmare 100 ore, missioni su missioni su missioni. Solo che Destiny 2 lo sa fare. Anthem non è costruito in questo momento. Cioè, si può parlare, se avete letto tutte le recensioni fantastiche che in Italia sono arrivate a 6.5, 7, ma anche all'estero, si è parlato del potenziale, non si è parlato di quello che c'è adesso. Adesso il gioco non c'è. A parte una sporcizia di fondo, dei problemi, bug, glitch, che altro che Ubisoft. Cioè, se questo era un gioco Ubisoft, stavamo qui a sbandellare le palle per anni, a partire dalla prima beta che proprio non partiva, al gioco vero e proprio che c'aveva 2000 problemi. Con la patch del Day One si è un po' risolto, ma il gioco ha problemi. La campagna, che è quella che ho giocato io, quindi io quello posso guardare adesso, però non è che vi posso dire come un gioco di servizio sarà fra 2 anni. Io prendo il gioco adesso, la campagna single player, che, sbagliando io, mi aspettavo che BioWare potesse crearci intorno una campagna decente. È una roba 100 anni dietro a quella di Destiny, che è una porcheria. Perché quantomeno Destiny, le sue missioni, anche esteticamente, le costruisce bene. Destiny 2 è bellissimo da vedere. Vabbè, poi Forsaken, Forsaken poi c'ha una bella storia, cioè è fatto bene. La campagna di Forsaken è bella. Ma poi tutto Destiny 2, secondo me, sono andate a migliorare. Però capisci, però non è un gioco che ti dico mi rimane nella vita come campagna. No. Ok, quello già secondo me non è niente eccezionale, anche non c'è niente di tutto questo. Cioè, due fasi della campagna in single player. In una ti dice raccogli collezionabili. Tu hai da aprire 4 tombe. Nelle 4 tombe lui c'hai da ottenere delle sfide, tra cui raccogli 10 collezionabili, fai 10 uccisioni multipli. Questa è campagna single player. Ah, in un'altra lui ti dice, guarda, c'ho un attimo un po' da fare, vatti a fare la missione a cazzo te pare. Le secondarie. Gran parte delle missioni della campagna e di tutte le secondarie sono: raggiungi una zona, qui ci sta un cazzillo al centro, prendi 10 pallini e mettili dentro il cazzillo al centro. Una volta il cazzillo è un pallino, una volta il cazzillo è un generatore, una volta il cazzillo è un'altra cosa. L'altra tipologia di missione è
difendi la zona in cui arrivano orde di nemici con intelligenza artificiale brutta a vedersi. Io non voglio i giochi con la grande intelligenza artificiale, ma qui ci sono i nemici che non arrivano. Mi è capitato di fare una missione in cui io dovevo difendere, i nemici non sono arrivati. Dirvi la sporcizia del gioco. Nemici che sono veramente quattro tipologie in tutto, cinque se contri il super boss gigante, che beh, la vedi la prima volta e dici, minchia, che bello grande, la 72esima volta nella campagna ti sei pure un po' rotto le palle. E basta, non c'è altro al momento. Ci sono delle zone, le torri, che sono delle missioni molto più difficili, ma in cui fai sempre la stessa cosa. Cioè, non... Il sistema di combo è bello? Sì! Volare è bello, sì, però se le missioni me le fai che tutti i strali devono stare a terra perché verticalmente non l'hai costruito il gioco, a che cazzo mi serve volare? Questo è, cioè al momento è come stava Destiny 1 probabilmente il giorno 1. Quando è uscito Destiny 1, Ferru? 5 anni fa? 4 anni fa? Cioè no, non puoi ripartire dall'inizio di Destiny 1. Destiny 2, tu adesso come vai in giro? C'è da fare mille cose, arrivano 100 nemici. Io sono stato in Anthem. Per ore non partivano le missioni quelle viola che sono gli eventi pubblici. Cioè, Destiny 2 ce l'ha in faccia in continuazione, te le tira dietro. E, ripeto, non è Destiny 2 il mio apice della vita. Cioè, è un gioco che secondo me, cioè, prima muoiono questi giochi di servizi, prima il videogioco ritorna a fare una roba meglio, con una campagna, una roba seria. Vabbè, ciao, e la gente si compra i videogiochi. Ma ci credo, Ferru, perché se la fai, se butti sul pass nella storia del videogioco, sta roba muore. Perché poi quanti ne possono campare? Campa Destiny 2 e muoiono 100 altri. Non c'è lo spazio. Sì, per... esatto, vabbè, questo campando per niente, tra l'altro, se provo chi? Destiny 2. Destiny 2 stiamo già morendo di su, ma Destiny 2 adesso è un bel gioco. Destiny 2 in quell'ambito funziona. No, allora, Destiny 2 è probabilmente quello più giocato di questi di questo ma tipo. Ma sta morendo. Attivision ha mandato a fanculo perché ha detto non facciamo i numeri, No, vabbè, la cosa lì è più complicata, però no, lascia stare che Destiny 2 va bene, non è quello massa di giocatori sono proprio molto indietro. Come? Come massa di giocatori, gente che gioca e soprattutto come revenue interna, sono molto indietro rispetto ai giochi. Sì, sì, ma l'hanno detto, sì, non però è, c'è non un attachment. Vabbè, comunque, insomma, dico a parte queste cose qua, diciamo che va bene, però effettivamente è vero che dal punto di vista di quello che dici tu, è vero che comunque il mercato può averne solo un certo numero di sti giochi. Sì, perché sì, ma secondo me nel futuro andranno proprio tra, se veramente prendono piedi i pass, che la gente c'ha mille giochi da giocare, non gioca sempre quello. Sì, perché poi esce, poi quando esce The Division 2 tutti si spostano su quello, poi, cioè, capisci? Non... E secondo me è sbagliato, è sbagliato il sistema di loot, è sbagliato, cioè tutta roba che dovrebbe essere già pronta, dobbiamo sentire che forse col potenziale andrà bene in futuro, però cioè, non lo so, onestamente non lo so. A me non sembra che questo gioco abbia le basi per arrivare da qui a 6 mesi. Poi mi sbaglierò. Invece Apex Legends... Vabbè, vado sempre io, l'hai provato tu, Simo? Io l'ho provato, sì. Ah, vai tu, vai tu. Io l'ho giocato pure con Stermial, pensa un po'. Sto qua. Però con Stermi Al ha giocato. Con Stermi e Al sono due giocatori professionisti. Ah. Beh, Stermi immagino che sappiate chi è, Al è un giocatore professionista. No. Io no, ma sono sicuro che Tommaso Stermi, guarda. Vabbè, se seguite, ecco, non l'eSport, ma in generale il mondo dei videogiochi per quanto riguarda l'industria e quindi le start-up e così via, dovreste sapere che cos'è Faceit, e se andate a googlarlo, Faceit, vedete che l'ha fondata Stermi, quindi è anche un imprenditore, oltre a un giocatore professionista. Io non voglio vedere le altre persone giocare, non guardo neanche Vito Iovara, non riesco guarda a giocare neanche se stesso. Guarda, devo giocare adesso invece di... Io anch'io sto giocando adesso, vai con Apex però. Dicevamo, vai. Apex Legends, allora, secondo me è una mossa super azzeccata, proprio fatta molto molto bene, il gioco a me piace, e diciamo che parlo più sicuramente del lancio e di in generale del perché sta rubando tanta utenza a Fortnite, al di là del fatto di essere chiaramente sulla bocca di tutti grazie a svariati influencer che ne hanno giocato, Shroud il primo su tutti che ha superato Ninja nella lista degli streamer più visti grazie ad Apex Legends. Quello che fondamentalmente Electronic Arts ha fatto è portare il modello di lancio di un videogioco mobile su PC, cioè questi non hanno annunciato niente,
del gioco sapevano in pochi. Pensa, c'è un retroscena uscito su Reddit che gli admin di Twitch hanno saputo una settimana prima dell'uscita del gioco che sarebbe uscito il gioco, quindi hanno dovuto preparare tutta la pagina, l'immagine, eccetera, per in pochissimo tempo. E questo lancio qui, visto e considerato che è un gioco gratis, ha funzionato, perché provalo e vedi com'è. La gente l'ha provato, la moda dei Battle Royale impazza, è un genere che piace molto a me. Ma non, non è neanche costruito a cazzo di cane, cioè chiaramente no, un gioco è pensato bene. È anche di qualità, cioè all'uscita di qualità già molto molto solida. Rispetto a Fortnite, se penso a PUBG, che è, sì, è uscito su tutte le piattaforme, giusto? Non è uscito su mobile. Sì, non Switch. Non è uscito su mobile. No, il mobile non è una piattaforma, Simone, piantala è solo la piattaforma che fa più soldi, tu lo sai, però, ma noi non ci la farne in tre, però Simone, ma come vi pare, no, continuiamo a... poi quando ci viene dal mobile non ce lo pico io, adesso è diventato una persona normale. No, ma io non mica gioco su mobile, ci mancherebbe, seguo il mercato, però dovreste farlo anche voi. Però scusate, dico, a parte tutto, Simone, una domanda, ma sì, questa cosa del lancio, secondo te, del lancio fatto così, sì, perché secondo me è una di quelle cose di quando uno tipo, non lo so, inciampa, fa una giravolta e dice no, ma io volevo farlo, no? Salto mortale. Secondo me invece... Perché, aspetta, quanto secondo te... È una storia vera questa, vero? No, ma della prima volta. Sai quelli che scivolano e poi si mettono tipo così con sto dicendo, cioè, secondo te quanto è strategia, che effettivamente nel campo mobile è così che vengono lanciati i giochi, anche se di solito vengono lanciati, cioè c'è il soft launch, è un po' diverso, però non quanto è questo lancio, se ci e quanto è e quanto è invece Electronic Arts, che non ci credeva in questo gioco e non ha speso una lira in marketing. Di sicuro nessuno di loro si immaginava una roba del genere. No, nessuno. Sicuramente. Questo. Però secondo me le basi per pensare di fare bene c'erano. Assolutamente studiata, perché, ripeto, gli streamer, i giocatori quelli forti, sono stati tutti coinvolti. Sì, lo sapevo, invitati prima a saperlo. Sono gli Crowd non va in streaming e prepara sto lancio di Apex Legends lavorando con i programmatori. Non ti costa poco come impegno. Perché considera che quando Shroud non va in streaming un giorno perde 1000 euro, quindi devi dare almeno 1000 euro al giorno. Per dirne, esatto. Io però va bene, non è che sposo la teoria di Ferruccio, perché Respawn viene da due giochi accolti bene dalla critica e che hanno venduto un cazzo. Esatto, questo... Secondo me il budget per il marketing era tipo 12 euro. No, questo era più basso, ma perché sono d'accordo a metà. Secondo me, come dice Simone, non è campato per aria. Poi come ci sono arrivati e come l'hanno fatto, ma la decisione di farlo in questo modo nasce probabilmente che se Electronic Arts dice domani faccio il Battle Royale uguale a PUBG o Fortnite, la gente è merda, che schifo, Titanfall, non c'è sui titani, non si sta sul muro, merda, cioè capisci? Quindi arrivare in silenzio arriva anche un po' da questo. Bisogna pure entrare nell'ottica che mi sembra abbastanza chiara, che è una delle prime volte che una major così grande, non so se consideriamo Epic Games una major, però quelli di PUBG non sono chiaramente una major, rilascia un gioco in free to play, cioè completamente gratis, senza richiedere nulla se non roba estetica. Questa cosa qui, ripeto, il biglietto da visita del gioco è il gioco, è il fatto che è gratis, esattamente come sul mercato mobile succede da 4-5 anni. Quindi io dubito. Quello però, Simone, quello del free to play, secondo me invece è proprio frutto di Electronic Arts che non ci crede. Infatti Respawn ha detto Electronic Arts non ci ha messo bocca. Siamo andati là, gli abbiamo detto sappiamo fare questa cosa, fatecela fare perché vi facciamo fare soldi, però dovete credere a noi. Electronic Arts, che avesse dubbi, l'hanno detto anche Respawn. Non sapevo questo retroscena, però è evidente che c'è un mondo di persone che sono più anziane, che comanda all'interno del mondo dei videogiochi e che non ha ben chiaro delle meccaniche che magari invece sono più giovani di età. La meccanica del free to play evidentemente, ripeto, su una major che scommette su un gioco gratis è una cosa gigante, se ci pensate, perché un conto fare Monument Valley, comunque, come voglio dire, a parte il Monument Valley manco era free to play, quindi non è il giusto. Tra l'altro, no, esatto. Però scusami, Valve lo fa da 15 anni, cioè non è proprio cosa, scusa, Artifact, che è l'ultimo gioco Valve.
Team Fortress 2. Team Fortress 2 era nel pacchetto di Orange Box. Orange Box si pagava. Pagava. Sì, vabbè, però un pacchetto della Madonna con 18 giochi. Ho capito, però vabbè, però scusami, vai free to play. E scarico, cioè un po' diverso. No, no, ci sta, però secondo me puntare sul free to play in generale, puntare sul free to play sul genere che sta facendo più soldi in questo momento, già free to play è un po' diverso. Cioè se domani fanno Need for Speed free to play, ok, dico cazzo, Electronic Arts ha cambiato politica. Tu stai andando su un concorrente già free to play. Tutti quelli che sono entrati a pagamento dopo PUBG, sì, ma sei una hanno major. Preso cazzo in faccia. Ma sei una major, tutti gli altri non erano major. Cioè Epic Games quando ha lanciato Fortnite stava quasi morendo. Sì, però tutti quelli che sono arrivati dopo non free to play l'hanno sfondati, perché sto mercato non entri più ormai se non sei free to play. Perché c'erano già Black Ops 4, c'era PUBG e c'era Fortnite. Tu devi entrare a pagamento, ti sfonda. C'era Call of Duty. No, Call of Duty era a pagamento, chiaramente. Ah, okay. A pagamento, sì. Blackout. Però è un prodotto secondo me molto peggiore comunque di Apex. Sì, sì, molto più pulito Apex. Apex funziona, è PUBG pulito, veloce. Rifinito, rifinitissimo, è proprio perfetto. Comunque voglio dire un'altra cosa che secondo me è molto interessante di Apex Legends, che è relativa a come sia riuscito a convincere una parte dell'utenza di Fortnite, che insomma, come sapete, Fortnite è il gioco più giocato della storia dei videogiochi al momento, e ha dominato completamente l'anno per quanto riguarda revenue, giocatori, record, Twitch, quello che cazzo vi pare. È arrivato questo Apex e adesso, se andiamo su Twitch, probabilmente c'ha più spettatori Apex di Fortnite. Com'è possibile? Secondo me due cose. La prima è che si sono presi proprio, e questo ci hanno pensato, sono convinto che ci abbiano pensato, soprattutto coinvolgendo Shroud, la parte dei giocatori di competitivi di Fortnite, cioè quelli che, dopo aver giocato un po', che erano entrati come casual, si sono divertiti, hanno comprato un po' di skin, hanno detto voglio giocare meglio, voglio vincere, hanno visto che il gioco non è proprio, cioè veramente Fortnite per giocare competitivo non va bene, è una piattaforma pessima. Epic Games stessa che dichiara da un comunicato all'altro, ragazzi, il competitivo non è il nostro core, ok? Quindi anche perché, come gameplay Fortnite si basa un po', cioè non è uno shooter in senso stretto, perché c'è tutta la parte di costruire, che la parte di building è skill intensive, Ferruccio. Cioè, sì, sì, lo è, però capisci anche come genere strutturato e facile da guardare, cioè non è la stessa cosa di un, non ha lo stesso, come si dice, impatto estetico atletico di vedere la gente fa follie sparando a destra e a manca. Cioè tu vedi qua uno comincia a sparare, l'altro costruisce un castello in tre secondi. A me onestamente non piace vedere Fortnite, neanche il giocatore veramente forte gioca a Fortnite. Mi dice la gente che, di cui rispetto l'opinione, stranamente, che invece è ipnotico proprio perché costruiscono, mentre in Apex non si costruisce. Però ha convinto tutti, ripeto, ha convinto sicuramente la fascia alta, si sono spostati tutti gli streamer, tutti quelli forti, perché loro hanno da subito lanciato la modalità 3 contro 3, cioè a squadre. Ad Apex in singolo, in solo, non ci si butta col paracadute. Questa è una roba molto importante nel genere, perché le altre innovazioni io le tralascerei, il fatto che ci sono le ultimate, i campioni, era una cosa, a parte che c'era già stata in altri Battle Royale, però in generale non la vedo come un'ideona gigante, però il fatto di costringere la gente a giocare in squadra, che alza molto l'asticella, perché da solo sì. Quel gioco è un po' casuale, quel genere di giochi sono un po' casuali, sì. Hanno questo successo per questo motivo. E ti puoi nascondere, esatto. Se giochi da solo, ti puoi nascondere, cioè puoi giocare in maniera noiosa. Aver deciso che tu cominci la tua prima partita di Apex e sei in 3, punto, è, secondo me, è stata l'innovazione che ha fatto pendere le persone che volevano avere un gameplay appunto un po' più serio verso il prodotto elettronico. Guarda, dal punto di vista del game design, secondo me c'è da dire una cosa, che Apex Legend è praticamente la versione tattica di Fortnite, o comunque insomma è uno shooter molto più tattico di quanto lo siano i competitors, e secondo me tutte le cose che hanno messo, a partire dal, come dicevi tu, del fatto che sia forzato più o meno, insomma, il gioco a squadre sia di default, poi vedremo se lanceranno quello in singolo, cioè si vociferava uscirà anche due
Sì, esatto. Ancora non... Ma anche il fatto dei personaggi con le abilità speciali, anche il fatto che non c'è per esempio il danno da caduta, quindi ti puoi buttare da dove ti pare. Tutte queste piccole cose, secondo me, vanno tutte in quella direzione di farne uno, di avere un gameplay molto, molto d'azione, però anche molto tattico. E questo è anche il fatto che il time to kill è abbastanza lungo, quindi devi giocare di squadra per forza, perché non puoi spazzare una squadra avversaria, cioè puoi, però insomma è difficile spazzare una squadra avversaria da solo. E inoltre, un'altra cosa che forse non tutti hanno notato, se guardate il gameplay di Apex Legend, vedrete che tutte le armi sono balistiche, tutte le armi hanno una simulazione dei proiettili, non c'è nessun hit scan, quindi nessun proiettile che immediatamente ti becca appena, cioè con un raycast, no? Cioè con beh, un cazzo di linea, no. No, 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 sei Ferruccio. E gioia, le faccio queste cose di lavoro. Questa cosa sembravi i Trimarchi, guarda. No, ma aspetta, la simulazione, questa cosa è quello che poi fa la differenza, perché c'hai una serie di cose tattiche, come per esempio, che ne so, i proiettili che da lontano cadono un poco per effetto della gravità. E questo a un certo tipo di pubblico gli fa venire il pistolino duro. Non a me, però. Posso dire, esatto, per rompere la magia, che da vecchio trombone rincoglionito, che io l'ho provato, per carità, capisco che sia un bel gioco, capisco la narrativa che c'è dietro nel guardare gli altri giocare, che è un voyeurismo che non mi appartiene, perché io mi rompo i coglioni a guardare la gente che gioca, ma detto tutto questo, è completamente un gioco che mi rendo conto non essere per me, ma non per il genere o per altro, ma perché è veramente per il troppo genere. Vecchio per questa roba qua. No, è perché sei una pippa, eppure io lo no, so. No, non è assolutamente vero, perché se ci fosse, se fosse Titanfall, non sarei una pippa, cioè non sono un pro, ma secondo me serenamente. È il genere, Marco. Invece io sono per il genere, cioè io mando, no, ma neanche a me piace il io genere. Ho disinstallato, ma scusate, ma solo a me piace. Solo a me piace Apex Legend, perché ci sto giocando un bel po'. A me non piace, no. E devo dire la verità, a me piace, però mi rendo anche conto dei limiti, cioè dopo un po' mi viene voglia di tornare a giocare al PvP di Destiny 2, perché almeno lì ci sono delle modalità diverse. Cioè a me sta cosa che ogni partita è praticamente di fatto uguale, a me un po'. Io ormai gioco un Battle Royale, che è Tetris, tutto il resto sono morti, inutili. A me non, cioè il genere proprio non mi attira. Trovo che la fase di loot iniziale sia di una noia proprio mortale. No, sai cosa dà fastidio a me? Neanche perché questa secondo me è fatta molto bene. Va tutto molto in automatico nel menu, mentre PUBG dovevi pure gestire il menu. Il problema è che mi dà fastidio che poi arrivo allo scontro e perdo, perché io non ho fatto bene il loot e quindi sono molto più debole, perché poi la gente si impara dove deve andare, si impara quello, le armi, cioè, la skill lì sta tra virgolette. Io voglio scontro 1-1 tipo Rainbow Six, cioè pace alla pari, tutti uguali, e io chi sa sparare meglio vince. Tu sei uno che se ci avesse un nemico mortale lo sfiderebbe a cazzotti. Bravo. Comunque, secondo me, ripeto, tipo la guardia di finanza. Io sono convinto che non sia il mio gioco, quindi c'è, questo proprio non c'è dubbio, non è il mio gioco, sono come Mottura. Però ci puoi aggiungere anche me. Un po' severo per Mottura, Simone, però sinceramente, considerando i tuoi trascorsi a Magic. Allora, però ne riconosco proprio il valore molto elevato della produzione, mentre ma anch'io ne riconosco il valore, però non è una cosa che per esempio in Fortnite riconoscevo, cioè Fortnite è proprio una roba, no, Fortnite dai, come cioè, è fatto bene, dai, fatto anch'io, bene. Io sono d'accordo che Fortnite mi sembra un prodotto fatto molto bene. Comunque siete dei vecchi, alla fine si è scoperto che siete dei vecchi e sono io l'unico super giovane che gioca a Apex Legend e faccio anche dub, così quando vinco, flosso. Hai anche la bramettina Malossi? Ne hai vinta una, Ferruccio? Ne ho vinte due, ragazzi. Va bene ragazzi, cosa dite? Andiamo avanti? Andiamo avanti. Che è tardi. Sì. Allora, niente, possiamo dire due parole. Alla GDC Google presenterà una console / servizio di videogiochi, ma siccome non ne sappiamo un cazzo, magari ne parliamo più avanti. Tanto la GDC è fra un paio di settimane, mi pare. Sì, a metà marzo.
Esatto. La terza quindi, di marzo mi pare. A breve si saprà qualcosa, sarà probabilmente una roba in streaming, visto che avevamo fatto dei test su Chrome con Assassin's Creed Odyssey qualche tempo fa. Comunque va bene, parleremo magari nel prossimo Rincast. Io andrei ai giochi che stiamo giocando, farei partire la sigla. No play. Benissimo, Marco, vuoi raccontarci di Devil May Cry? Sì, volentieri. Ho giocato 3 ore abbondanti nella sede di, cioè, di Digital Bros qui in Italia, che è il publisher fondamentalmente, anzi distributore di Capcom. Mi hanno fatto giocare le prime 11 missioni del gioco, non sono riuscito a giocarle tutte. Ho giocato le prime 6 o 7, non mi ricordo, poi sono passato alla 10, che è quella in cui arriva per la prima volta Dante. Allora, ci sono un bel po' di cose sparse da dire, non so se me le ricorderò tutte, nel caso fatemi domande, chiedetemi quel che è. Allora, prima cosa, la caratteristica più, se vogliamo, originale del gioco è quella che trovo più riuscita, è il fatto che abbia, perché le mette in copertina, 3 anime diverse al suo interno. La differenza importante però è che non si tratta di 3 protagonisti diversi, cosa che ovviamente sono Nero, Dante e V, che è una new entry, questo stregone così un po' giappo frocio, strano, con i sandali che mi disturbano tantissimo. Però devo dire che al di là, ripeto, del personaggi diversi, sono estremamente diversi gli stili di combattimento, ma diversissimissimissimi, e questo fatto di unire 3 anime così diverse a livello di gameplay sotto un'unica confezione lo trovo particolarmente interessante. C'è la demo che vi invito a provare su Xbox, sullo store Xbox e PlayStation. La demo è con Nero, che è il protagonista di Devil May Cry 4 e che è il nipote di Dante. È quello che sembra essere, un po' a sorpresa per quanto mi riguarda, più protagonista degli altri due. La caratteristica principale di Nero è che combatte per la prima volta in questo gioco con delle braccia meccaniche, perché gli strappano il Devil Bringer, che era l'arma di Devil May Cry 4 fondamentalmente, e quindi trova queste protesi meccaniche che sono in giro per i livelli e che tu devi anche sbloccare. A me sta cosa non è piaciuta, ecco, io l'ho provato nella demo. Esatto, stavo arrivando lì. Allora, questo fatto qui delle protesi che le trovi in giro, le protesi sono fondamentalmente un mix tra un'arma speciale e dei veri e propri proiettili, perché si consumano, si possono scoppiare, esplodono, allora, li puoi fare esplodere per liberarti da certi attacchi dei nemici. Se tu stai facendo un attacco con il Devil Bringer, che si fa con il tasto cerchio su PlayStation e la B su Xbox, e mentre tu fai l'attacco ti colpiscono, si distrugge da solo. Oppure puoi anche scegliere di sacrificarlo per fare un attacco particolarmente potente. La cosa caratteristica cos'è? Che tu devi scegliere quale braccio metterti, ne hai a disposizione un tot che si sbloccano anche via via nel corso dell'avventura, ma è importantissimo scegliere l'ordine, perché l'ordine in cui tu li scegli all'inizio della missione o nel corso della missione in certi momenti particolari è fisso. Quindi, ipotesi, tu ti sei messo il braccio che attacca meglio da lontano, trovi un nemico che invece devi pestarlo da vicino, o butti via il braccio, scegli di buttare via il braccio che attacca da lontano, o se no lo affronti in una maniera un po' più merdosa, diciamo. Il fatto che ovviamente si tratti di un action stylish in cui conta tantissimo il punteggio, il ranking, e il fatto di non potere, ripeto, non potere cambiare un braccio con l'altro in tempo reale, tornando poi a quello di prima, è una limitazione molto forte. E alla fine il sistema di combattimento di Nero, che funziona, però è quello che mi è piaciuto di meno. Quello di Dante ricorda molto quello di Devil May Cry 4, con il fatto che invece al contrario è estremamente versatile, cambia il volo con i dorsali tra un'arma e l'altra, sia a livello di armi da lancio, scusate, a distanza, sia a livello che armi a corpo a corpo, e cambia in tempo reale con il D-pad anche i 4 stili, che fondamentalmente è come fosse l'abilità speciale, che per Nero sono i Devil Breaker, che sono le braccia. Per Dante cambi lo stile, ovvero puoi mettergli attacchi nuovi con la spada, attacchi diversi con le pistole, uno stile che permette di scappare più velocemente dai nemici, quindi più evasivo, e uno stile invece difensivo che difende e contrattacca. Quindi Dante cambia molto in tempo reale.
V invece, che è un personaggio nuovo, ha questa caratteristica molto originale, e qui torniamo al fatto un po' di Astral Chain e volendo anche idealmente di Scalebound. Lui è un personaggio che fondamentalmente è uno stregone che non sa fare nulla, è una pippa in combattimento, letteralmente non ha attacchi suoi di persona, ma evoca dei mostri, dei demoni dall'aldilà. Questi demoni sono una specie di aquila che si chiama Griffon, che serve per attaccare a distanza. Una specie di felino, di pantera nera fondamentalmente, che si chiama Shadow, che attacca da vicino. E poi c'è un elementale, un golem, che serve come diciamo super mossa, un po' tipo Smart Bomb, perché questo arriva giù e da solo picchia tantissimo facendo male della Madonna, che si chiama Nightmare. Allora, prima cosa, i nomi di questi tre personaggi sono tre nomi di boss del primo Devil May Cry, il che fa intendere che probabilmente questo personaggio, che si pone anche in un modo un po' particolare nei confronti di Dante, possa nascondere qualcosa. Era il cattivo. E poi la figata è che fondamentalmente tu in questo gioco, nei suoi panni, non combatti, cioè tu schiacci il bottone, evochi sul campo di battaglia queste creature e sono le creature che combattono, o meglio, cioè, Pokémon. È tipo, tu schiacci il tasto e lui attacca, ma non sta attaccando il personaggio che tu controlli, sta attaccando un personaggio che tu hai evocato, il che crea una dinamica proprio di gameplay molto molto particolare, perché devi studiarti benissimo come ti devi posizionare, cioè mentre con Dante e con Nero tendi ad andare tanto a testa bassa per tenere sul counter delle combo e a non avere mai pause, qui devi stare molto attento a dove posizioni il personaggio dello stregone di V, perché i nemici spesso cercano anche di picchiare lui, e lui però non può difendersi e non può attaccare. La figata poi è che lui ha la sua barra di energia, ma anche ciascuno dei due mostri che evochi ha una sua barra di energia. Quando vengono colpiti troppo, muoiono, tra virgolette, e diventano dei globi di energia che devono essere ravvivati andando fisicamente vicino a questo globo di energia per qualche secondo, e quindi ti lascia molto molto debole. L'unica cosa che fa V è che quando i nemici sono stati indeboliti a sufficienza dai suoi famigli, lui va lì e gli fa una finisher, ma la figata è che anche la finisher lo rende comunque vulnerabile, non è che durante la finisher non può essere colpito, il che dà una strategia, una anche lentezza, un ritmo e un modo di porsi al gameplay veramente molto molto particolare, che secondo me è proprio la cosa più bella del gioco. Ma scusami, e funziona questo alternarsi fra questi stili di gioco così diversi fra di loro? Io per quello che ho giocato sì, è molto, molto particolare. È chiaro che devi proprio resettare la mente tra uno e l'altro, perché fai la missione con le prime sono con Nero, poi subentra V, è ovvio, quando subentra V c'è resetti, ma proprio c'è, parte il tutorial di V fondamentalmente. Poi scusa, un'ultima domanda. Quindi questo è forzato, giusto? Tu non puoi... Non puoi, in alcune missioni, quella di quelle che ho visto, ti permettevano di scegliere tra Nero e V, perché a un certo punto della storia si trovavano insieme, e quindi o scegli uno o scegli l'altro, ma mi hanno detto già che non avrà nessuna ripercussione sulla trama, sulle cazzine, eccetera. Semplicemente scegli quello che preferisci, con cui ti trovi meglio. Okay. Scusa Marco, ultima domanda, forse la più importante, ma quanto è fica quella con gli occhiali? Ah, Nico Goldstein. Uh-huh. No, non è tanto il mio genere, sai. Vabbè. Vabbè. Comunque sì, vabbè, il preordine resta, vabbè, credo che nella prossima puntata risparmiata. Il preordine resta, credo che nella prossima puntata ci avremmo giocato. Voglio solo aggiungere un'ultimissima cosa, che secondo me di ritorno da Bayonetta il fatto di non avere il tasto della schivata è una roba che un po' ti disorienta un po'. Ah, tanto. Pensavo si sbloccasse. No. Per schivare devi tenere premuto R1 e fare X in una direzione. Questo è uguale così fondamentalmente per tutti. Non hai un tasto dedicato, un unico tasto alla schivata, hai una combo di tasti per schivare. Questo perché non è platino. Da Bayonetta è una roba che sì, ti fa abbastanza smadonnare o comunque cambiare un po' l'ordine di idee. E ultimissima cosa, potevano usare secondo me qualcosa a livello di, come dire, di costruzione del gioco stesso, perché per quanto sia piacevole di grafica, interessante e tutto, lo vedi che comunque dentro è un tipo di gioco molto vecchio, zero interazione con gli scenari, tutto molto stanco. 60 fps. Vabbè, ci mancherebbe. La stanza che è proprio la stanzetta piccola che diventa un'arena collegata con un corridoio a un'altra, un corridoio che assolutamente c'è, cioè, proprio molto, lo vedi che è un livello
mentre sì. Invece ad esempio God of War a me è piaciuto moltissimo perché pur avendo questo tipo di struttura, cioè l'arena dove combatti poi l'altra arena eccetera, era tutto incastonato in un mondo che dava l'idea di una coerenza, però anche un budget diverso, ah no, beh, per carità, però parecchi anni di sviluppo in più. Certo, però boh, questa roba qui secondo me è un retaggio un po' di un approccio al genere un po' forse superato, cioè un po' tanto vecchio, ecco quello dico. Certo. Va bene, prossimo gioco di cui parliamo, Michele, vuoi parlarci di Spider-Man? Allora, io so che arrivo tardi perché non ho partecipato, ma vi ho ascoltato molto volentieri. Dimmi che anche tu insulterai Vito. E... Guarda, io cosa ti posso dire? Ti posso dire che vengo da L'Ombra della Guerra, che a un certo punto ho abbandonato perché non si muoveva. Perché diventava un continuo farmare per l'anima del cazzo con tempi di trasferimento all'interno della mappa gigante. Io ti posso dire che Spider-Man è molto più vario, forse perché è più compatto, ma anche per la storia che è un pochino più decente e meno ripetitiva con gli orchi e queste cose aggiuntive. E la città è molto più varia rispetto a mondi di diciamo montagne e bestie eccetera eccetera. Ci sono i sinistri 6 che sono abbastanza divertenti, niente di clamoroso, cioè adesso io ti sento parlare di Dante eccetera e i combattimenti che ci sono all'interno di Spider-Man sono veramente no, diciamo non sfidanti, basilari, tranquilli e soprattutto non c'è nessuno stimolo per quello che mi riguarda raggiunto, perché poi a un certo punto mi sono fatto prendere. Michele, ma dove cazzo stai andando? Puoi venire vicino? Da nessuna parte, sono seduto con lei. Ogni tanto sembra che stai andando tipo in terrazza e continui a parlare. Sto andando a controllare dove ha messo i giochi con mia moglie. E okay. Diciamo che il combattimento non ti fa stimolare. Io ho completato, per dire, con gli upgrade tutte le mosse, però quando ce le hai tutte o hai 300 milioni di ragnatele diverse, quando hai le tue ragnatele normali e hai le due o tre mosse più forti e raggiungi le 20-30 combo, non c'è più nessun particolare stimolo al picchiare gruppi di nemici, però è veramente un giocone per quanto riguarda l'attraversamento della città, la varietà delle missioni, si varia dalla rottura di coglioni dei piccioni, perché per i vari modelli di controllo è una rottura di coglioni, ha il tentativo di variare delle stazioni di ricerca che sono distribuite per tutto questo mondo che è l'isola di Manhattan, fino a cose un po' più divertenti che sono diciamo il semplice menare i demoni, che sono questo gruppo di mercenari che hanno aggredito la città e che poi all'interno della trama si sviluppano come gestiti da Martin Lee o Mr. Negative. E ci sono gli zainetti per chi è proprio una scimmia e non ce la fa a picchiare, quindi semplicemente attraversando la città li va a trovare, quindi c'è una discreta varietà. Ripeto, la lunghezza è giusta, ci sono interventi che spiegano un pochino e raccontano un po' la città, come gli interventi audio di Jonah Jameson, la descrizione, per esempio mi è piaciuto molto il Twitter con le battutine, le cazzatine che si scambiano i personaggi che vedono Spider-Man in giro per la città. Ripeto, forse avevo la bocca un po' amara da Ombra, l'ombra della guerra, ma a me è piaciuto molto. Poi ho commesso l'errore brutale di buttare dentro Horizon Zero Dawn, che è un altro open world, e dopo un paio di orette mi sono reso conto che forse è il caso di cambiare, quindi adesso sto perseguendo con Picross sulla Switch e pensavo anche magari di buttare dentro qualcosa di più tranquillo, visto che il plus di questo mese è The Witness, quindi penso proprio che The Witness lo devi giocare anche tutti voi ascoltatori. Io l'ho comprato al lancio e non è anche mai avviato. Grandissimo. Assolutamente. Io ho odiato che non c'è una mappa, perché è molto difficile ricordarsi dove sono i puzzle che vuoi risolvere. Sega. E allora io vi posso dire solo una cosa per concludere Spider-Man. Spider-Man è
varia, ha molti momenti simili a un film, a una transizione tra un gioco e un film, diverse volte nelle sequenze di gioco, nelle sequenze di combattimento. Non ti dà quell'idea di essere legato alla tua performance di picchiatore professionista con combo totali, e la città è bella da attraversare e da visitare, quindi vi dovete un po' abbandonare. Spesso il gioco lo fa all'interno della missione principale, dice: adesso non c'è un cazzo da fare, stai tranquillo, vai a fare il patrol, la sentinella, diciamo, della città, e vai a fare proprio il giro della città, picchiare persone, aiutare, picchiare adesso. Quindi in conclusione, Vito Suca. Sì. In conclusione, sì, Vito, io non mi sento propriamente d'accordo in questo caso, con te. Va bene. Succhialo, Vito. Vito, vuoi parlarci di Metro Exodus? Vi parlo di Metro Exodus, però non ho giocato tantissimo, però era carino parlarne perché ambientazione secondo me è meravigliosa e hanno trovato un giusto compromesso, grazie mille, dottora, tra la legnosità del primo e il secondo, che fondamentalmente, per quanto lo ricordo io, era assolutamente, aveva un po' abbandonato quella roba di dire ok, metti la maschera, prendi la maschera, cioè queste cose ci sono, secondo me non sono troppo fastidiose, funzionano bene e coinvolgono tanto, molto bello da vedere. Sono parecchio deluso al momento dalla parte sparacchina, che secondo me è abbastanza sottotono, non è pulita per niente, l'IA spesso fastidiosa a livello normal, però io, anche se migliorasse molto a livello hard, cosa che, per come ho visto io, proprio a livello di pulizia dell'azione, di messa in scena, non mi aspetto, però secondo me a normal non deve essere brutta da vedere o con la gente ferma, imbarazzante, insomma, deve semplicemente essere più facile. Questo per ripetere un vecchio concetto. Invece c'è proprio dei problemi, cioè trovi gli nemici fermi di spalle, insomma, un po' come succede anche in Hunter. E poi c'è proprio una, i punti in cui colpisci i nemici non sono puliti, a volte veramente lo prendi a un piede e lui si ribalta, c'è tutta questa serie di cose che lo sparatutto lo fanno sembrare veramente poco divertente. È chiaro che è un gioco che punta molto più sullo stealth, però stiamo parlando di uno stealth molto vecchia scuola, cioè di quella roba in cui vai dietro, gli dai una botta in testa, finisce là, qui puoi mediamente anche girare lateralmente ai nemici e loro non ti vedono, cioè non hanno un grandissimo campo visivo. Quindi secondo me nel gioco in sé, non, per quanto l'ho visto io, a meno che non migliori, niente di eccezionale. Molto bella l'atmosfera, molto bella la scelta di fare queste macro aree che funzionano un po' come God of War, insomma, perché poi fondamentalmente è chiuso, ma è un gioco in queste macro aree molto aperto, perché all'interno ci sono tutti dei piccoli avamposti, che sia un edificio, un benzenaio, che sono proprio belli belli da vedere, che però come reward sono abbastanza deboli, cioè tu vai a fare queste cose giusto per vederle, perché poi a casa ti porti veramente poca roba, se non qualche risorsa, e magari ne spendi di più per ucciderci i nemici dentro. Quindi è un gioco che vince un po' più per l'atmosfera che per altro. Va bene, dico due cose io su... Allora, ho finito Rise of the Tomb Raider, il secondo, mi è piaciuto, come dicevo nello scorso episodio, si differenzia, è giusto, da Uncharted, questa cosa delle side quest, c'ha più roba da raccogliere un po' alla Horizon, eccetera. Mi sono fatto anche il DLC, cioè il DLC di Baba Yaga, carino, simpatico, una missione aggiuntiva che, vabbè, si può vivere tranquillamente senza, però siccome era l'edizione, quella del 20° anniversario, era dentro. Ma devo dire, mi è piaciuto un DLC che è staccato dalla campagna principale, che si chiama Blood Ties, dove Lara è dentro il Croft Manor, cioè la casa dei Croft, e investiga su lettere, cioè deve aprire una cassaforte dove il padre ha lasciato un testamento, eccetera. E va in giro per la casa e con delle scuse anche ingegnose, facendo finta che il padre avesse nascosto degli indizi a lei come bambina per farla interessare alla vita della ricercatrice, eccetera. Comunque lei si mette a cercare tutti questi indizi, che lui gli scrive stronzate con l'inchiostro simpatico,
e lei ha nascosto una chiave 20 anni prima, non si ricorda dove, eccetera, che spiega un po' tutta la faccenda del retroscena della famiglia, che io non conoscevo, non avendo giocato i Tomb Raider, quelli originali. Vito mi dirà se è una lore completamente nuova o effettivamente c'era già anche sì all'epoca. Sì e no, nei videogiochi secondo me era accennatissima, più nei film se l'ha visto qualcosa. Ok. Torna invece in questa saga qua. E niente, l'ho trovata abbastanza piacevole. Mi è piaciuto leggermente di più della campagna, semplicemente dal punto di vista... Cioè, il gameplay è base, non si spara, non si salta, non si fa un cazzo. Infatti credo che sia la missione anche con VR, credo sia uscita quella, sai? Ah, ok. No, però è carino perché è l'unica missione dove effettivamente un po' vengono approfonditi i personaggi e fa intravedere che volendo, a livello di scrittura non sarebbero male. Durante la campagna, secondo me, sta cosa non si... Beh, la scrittura non è Rihanna Pratchett che... Mi pare che sì, sai. Non so se anche l'ultimo, sicuramente il primo. Sì. Beh, il secondo secondo me è molto inferiore a un Uncharted a livello di personaggi. Cioè, il cattivo, il cattivo ad esempio, proprio non ha... Anche il terzo, secondo me. Meglio, molto meglio, però sì, non stiamo parlando dei migliori Uncharted. Poi ecco, sì, come diceva Vito l'altra volta, è tutto marrone e azzurro, perché è tutto sul ghiaccio e sul fango, praticamente. Quello è un po' un peccato, perché ha anche degli scorci interessanti, le tombe sono carine, sono simpatiche. Comunque vabbè, l'ho pagato 9,90, stava sul PSN, secondo me assolutamente li vale quei soldi lì, ne vale anche il doppio, secondo me. Sì. E giocherò il terzo appena possibile. Ho iniziato Red Dead Redemption 2, ho appena fatto il primo capitolo, quindi avrò giocato 2 orette. Vabbè, non so cosa dire se non che inizia in maniera secondo me molto forte. Chi ha detto che è troppo lento non capisce un cazzo, nel senso bravo, grande. No, per quel gioco lì, per quell'atmosfera che vuole convogliare, è proprio perfetto come l'hanno, sì, come l'hanno presentato. Tra inizia altro, con The Hateful Eight. Sì, tra l'altro è anche un po' inaspettato, perché c'è appunto questo inizio sulla neve molto faticoso, che proprio anche a livello di gameplay ti senti proprio la fatica. Un po' dark. Che sia un inizio anticlimatico e anti, come dire, mi sembra innegabile. Però è coraggioso, ti mette nello spirito giusto. Cioè, anticlimatico, se intendi che non... Sì, ma non significa che non abbia tensione. Anticlimatico, no, però che non ha quella roba che ti aspetti l'inizio in your face, bah, figate cose, minchia, che spettacolo. Eccetera. No, infatti, cioè, mi è piaciuto proprio questo approccio lento, però. Ed è coraggioso perché sappiamo che la gente poi molla i giochi subito. Sì, infatti, quello quando l'ho giocato io pensavo qui la gente sbrocca tra 3 secondi. Non mi ricordo come iniziava Red Dead Redemption 1. Mi sembra che lui arrivava già al paese, no? Sì, no, c'era lui che arrivava col treno, quei tizi. Io mi ricordo che dopo 3 secondi nel primo, perché ci ho giocato poco, però all'inizio l'ho giocato, dopo 3 secondi puoi andare a giocare a poker, quindi è già climatico. Comunque no, c'è anche molta tensione all'inizio, perché anche la colonna sonora è una roba che non mi aspettavo. Cazzo. I dialoghi parlano tutto il tempo, sembra proprio un film da quel punto di vista, perché proprio non c'è un momento di silenzio per i personaggi. Bello. E adesso sono arrivato a dove si fanno il primo accampamento e vedrò come continua. Allora, devo dire la verità, io dai trailer non mi aveva comunicato un granché, non avevo l'idea che i personaggi non mi sarebbero interessati, eccetera. In realtà già nelle prime 2 ore riescono a farti star simpatico con questo... il cazzo, vedrai. Questo gruppo di delinquenti. I delinquenti. Era facile, delinquenti. Non pensavo, ma già dall'inizio mi ha preso bene. E ultima cosa, parlo 2 secondi di Wargroove. No, parlane di più, che sono curioso. Che è uscito su Nintendo Switch, è praticamente l'Advance War che Nintendo non vuole fare, in chiave fantasy, è esattamente Advance War, però con... Mi ha interessato. Secondo me, subito. Con più strategia, perché c'ha una marea di unità, veramente, e c'hai quelle aeree, quelle sull'acqua, e il carro per trasportare le truppe, e 50 tipi di edifici che fanno robe diverse. Quindi c'è più strategia,
ha una curva di difficoltà che io, così ridendo, sapendo che io sono scarso, questa volta sono riuscito a morire diverse volte nel tutorial. Nel tutorial, esatto. Poi sono andato a vedermi le review e effettivamente le review dicono che anche nelle missioni più avanzate c'è una impennata di difficoltà assurda. Però io nel tutorial, non dicevano nel tutorial. No, nel tutorial non lo dicevano. Okay. Nel tutorial muoio io, nelle missioni avanzate morirete voi. E, che vita del merda. Sì. Però ha un sistema di difficoltà interessante, perché rispetto ad avere il classico facile, normale, difficile, ha degli slider, e quindi tu puoi abbassare il danno che i nemici ti fanno, alzare quello che fai tu, oppure velocizzare l'attivazione del potere speciale degli eroi, perché ogni capitano ha dei poteri speciali che può mettere in gioco caricando una barra. Le altre unità sono disponibili a essere sacrificate. E rispetto ad Advanced Wars, mi pare che questa cosa non c'era in Advanced Wars, qui il posizionamento delle truppe è molto importante, perché attivano dei colpi critici a seconda di come sono posizionate rispetto alle altre. Quindi tipo quelli che usano le picche, se sono uno di fila all'altro, fanno più danno. Questo credo ci fosse tipo in Fire Emblem, no? Il soldato sì, non in Advanced Wars. Il soldato semplice, se sta vicino al capitano, fa più danno. I cani devono essere in coppia e cose del genere. Allora, le missioni sono lunghe, molto lunghe, non hanno checkpoint in mezzo, quindi già nel tutorial si fa una missione di 40 minuti. Non c'è, stai facendo di tutto per non farmelo comprare, incredibile. No, è sempre più, direi che è più Fire Emblem di... Non hanno il checkpoint in mezzo, e per questo il livello di difficoltà è un po' un problema, perché appunto morire nel tutorial dopo 45 minuti di tutorial... Cioè tiri la console al muro. Ti tocca rifarti il tutorial, esatto. Tocca rifarti la console. Allora, io nella campagna non sono... Fatela riparare da Simone. Nella campagna non sono andato molto avanti, però ho un casino di modalità, perché c'è la campagna, poi hai single strike, che sono praticamente missioni separate, dove puoi sceglierti il capitano. Poi hai una modalità puzzle, dove non l'ho ancora sbloccata, perché si sblocca avanti nella campagna, ma presumo che dopo sia... Dopo il tutorial, si deve finire il tutorial. No, la modalità puzzle è la modalità... L'avevo vista perché mi ero interessato. È no, praticamente... In cui hai, è tipo il coso, tipo risolvi i dilemmi... Sì, sì, ti droppano in una situazione, ti droppano in una situazione tu devi risolvere. Ti dicono, hai un turno per risolvere questa situazione. Esatto. Così? Che è strapeso. Poi ha il multiplayer, che ci ho giocato oggi pomeriggio per la prima volta, dove giochi ovviamente contro altre persone e hai già tutte le unità sbloccate, quindi anche delle mappe abbastanza complesse. Hai vinto? Sì. No, ho perso, scusa. Ho perso ma non di molto. Ti confondi sempre, vero? Tornare quello. Ho perso ma non di molto. E poi ha un'altra roba, ha la possibilità di farti sia le tue mappe e condividerle online, e quindi te le puoi andare a scaricare, perché c'è la lista di... puoi votare quelle delle altre, scaricartele. Ma non solo, puoi farti anche la tua campagna, c'è l'editor per la campagna, che include non solo tutta la mappa con tutte le missioni, eccetera, ma anche puoi farti le cutscene. Quindi puoi far tutto. E quella parte lì ho solo guardato come funziona l'editor, non l'ho neanche iniziato a esplorare, perché appunto c'è talmente tanto contenuto che è quasi insensato. E insomma c'è tanta roba, se vi piace Advanced Wars secondo me assolutamente va provato. Ha alcune cose un po'... Cos'è, Marco, che ti lasciava perplesso delle cose che ho detto? No, un po' tutto, cioè così difficile, così lungo, così dettagliato, così, cioè un po' troppo... Io sulla difficoltà, Marco, non lo metterei al tuo livello. Costa poco, però. Beh, costa 20 euro. Che cazzo, costa poco? Vabbè, ma Advance Wars costava 50 quando è uscito e non c'aveva metà di sta roba. Ho capito. Se mi interessa molto il crea la tua campagna, vuol dire che c'è della gente tipo il Ferruccio di Advance Wars che mi fa le campagne nuove e sclero. Puoi scaricarti le campagne nuove fatte dagli altri. Quindi se volete anche provare a fare il game designer, potete fare anche quello. Però ci ho guardato l'editor, è talmente complesso che già mi è passata la voglia solo a guardarlo. Ecco. Facciamo parlare Simone? Vai. Allora, io non mi ricordo perché ho saltato qualche puntata, ho parlato di Super Smash Bros. Brawl? Secondo me no. Ok. Sì, però. Cioè, non Ultimate. Scusami, Brawl si chiama l'ultimo? No, Ultimate si chiama l'ultimo. Oh, scusate, Super Smash Bros. Brawl Ultimate? Super Smash Bros. Ultimate.
Solo non so neanche di che gioco stai parlando. Vabbè, quello per Switch, quello per Switch. Switch, certo. L'ultimo. Sto giocando tantissimo insieme ai miei figli, Marco lo sa dalle stories, a questo gioco di botte, gioco di menare, in cui vengono però selezionati un sacco di personaggi provenienti dal mondo Nintendo e non solo. E tra l'altro ne ho parlato con Vito in un e noi giochiamo. Ah, eccolo. E trovo insomma che sia veramente un centro perfetto per Nintendo, e a me sta piacendo davvero tanto. E la cosa che mi ha stupito di più, provenendo un po' dal mondo dei picchiaduro, però diciamo quelli, io non ho, è il primo Smash Bros che gioco seriamente fuori dalle serate con gli amici, giochiamo a Smash Bros, ok? Quindi c'era una serata, giochiamo a Smash Bros, gioco Smash Bros 2 ore, e ci ho giocato tante volte effettivamente in vita mia, ma mai così in profondità. Questo è il primo che gioco tanto. E ecco, a parte l'amore per i videogiochi che si respira in ogni scenario, in ogni piccolo dettaglio, in ogni movimento e frase di tutti i personaggi, la grandezza poi di aver incluso personaggi veramente anche out of the contest, come il trainer di Wii Fit e il livello del trainer di Wii Fit e le frasi di livello del trainer di Wii Fit, che sono spettacolari, e altri invece personaggi storici che tutti aspettavano. La cosa che mi ha colpito di più, dicevo, è la semplicità di utilizzo legata comunque alla profondità di gameplay. Cioè il fatto di non dover per forza impararsi delle combinazioni di tasti per realizzare le tue mosse, ma poterle fare solo con destra, sinistra, fermo, su o giù e B, un tasto, ti dà la possibilità fondamentalmente intanto di esplorare il roster dei personaggi molto bene, vedendo tutte le mosse più o meno di tutti, e senza doverti impiccare in combinazioni, ripeto, troppo complicate. E in seconda battuta è proprio bello da vedere come quando si approccia al gioco un nuovo giocatore e dopo pochissime partite riesce già, diciamo, a entrare nelle meccaniche di gioco. E un'altra cosa che mi è piaciuta tanto, so che questa non è una novità e comunque non è una cosa, insomma, per Smash Bros è diciamo il pane quotidiano, sono quanto è efficace il level design in termini di gameplay competitivo, cioè tu devi stare proprio attento a come sono fatti questi livelli, a cosa, quali sono le cose strane che succedono, le piattaforme che si muovono, i buchi dove sono, si aprono delle botole e così via, o anche degli oggetti, o anche degli, proprio dei mostri che comunque fanno qualcosa. E questa è una cosa che un po' ti fa incazzare, perché stai vincendo, arriva un elemento, diciamo, random dello sfondo, caschi e rosichi, ma dall'altra dà, secondo me, un livello di profondità al gioco molto molto migliore. Per il resto, grafica perfetta, sonoro perfetto, io non ci ho trovato veramente un difetto. Ed ma è l'online, visto che la gente ci vergognava, un difetto tranne l'online, scusate, che effettivamente, vabbè, politiche di Nintendo, sicuramente non sono molto informato sul perché faccia così, insomma, abbastanza. Gioca anche bene, però alcune partite buone poi sono riuscito a farle io, cioè, no, 50-50. Sì, appunto, cioè un fallimento comunque, insomma, nel senso che deve funzionare sempre bene, no? E rimane che, ripeto, per una non solo una serata, ma anche per un, anche c'è un sacco di modalità, tante sono diverse, la modalità con le anime non è male e propone comunque dei mini giochi, se vuoi, nel gioco differenti, e io proprio mi sento di consigliarlo a chiunque. Poi chiaro, è un genere di gioco che piace a chi gli piace quel genere di gioco, scusate il gioco, cioè nel senso che i picchiaduro sono un genere un po' di nicchia, secondo me, poi non so come la pensate voi. Smash magari no, è l'unico picchiaduro che esce da quella nicchia, però se penso a un fan di Mortal Kombat, Street Fighter o Tekken, penso a uno che si gioca tutti quei giochi e più o meno basta, ok? Quindi questo io non mi capacito che ci siano dei fan di Mortal Kombat, veramente. Che sono i fan di Soul Calibur, che non mi capacito che esistano, che sono bellissimo, eh? Sei è bellissimo,
No, mica, ma non sto dicendo niente. Ogni tanto sono fighi, ogni tanto non sono fighi. Ripeto, mi sembra un genere di nicchia. Poi non so, non condividete questa affermazione? Sì, sì, io sono... Smash vende un, però un Smash fuoriesce 13 milioni di copie, una roba del pazzesco. Follia totale. La scena poi di Smash competitiva è pazzesca. Le partite sono bellissime da guardare, ma vabbè, passiamo ad altro. Ho giocato e ha tanto quasi finito, poi a un certo punto l'ho abbandonato, devo essere sincero, perché sto giocando solo a Magic. Questo mese ho giocato solo a Magic. Padre, perdonalo, perché non sai quello che sta facendo. No, solo a Magic tutto. Solo a Magic tutto il mese, perché dovevo ladderare e arrivare in top 8, non ci sono arrivato, spoiler. Monster Boy and the Cursed Kingdom, che mi è piaciuto anche questo molto. È stata un po' una sorpresa, nel senso che ne avevo sentito parlare da Marco su Twitter, e di solito quando Marco twitta io spendo soldi, questo è un azione brutto, reazione tipo. Esatto, una brutta conseguenza del cane di Pavlov, credo. E ho visto che comunque sia poteva essere abbastanza gradevole giocarlo anche con i bambini davanti, nel senso che non è assolutamente un gioco violento. E quindi l'ho comprato. Ripeto, forse sono le basse attese, forse in verità è proprio il prodotto che è stupendo. E a me è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto, non tanto la diciamo innovazione rispetto alla serie, che ti trasformi in mostro e quindi hai abilità diverse. Addirittura alcuni mostri non hanno le specie, bla bla bla. Non tanto quello. Credo che invece sia curatissimo a livello di level design e di quanto il gioco stia in piedi proprio solo in base al backtracking e a tutto quello che propongono i livelli in termini di segreti da scoprire, enigmi da risolvere e così via. È un gioco chiaramente che, insomma, non ha della grafica il suo punto forte, ma è pulita, carina, in cui mi è piaciuta tantissima la musica, per esempio, la colonna sonora. Per un gioco del genere, con costo ridotto, non mi aspetto che ci sia un grosso investimento sopra, invece mi è sembrata una colonna sonora molto molto azzeccata. E chiaramente, insomma, veramente anche le boss fight molto belle. Anche qua, insomma, ho la fortuna di raccontarvi due giochi che mi hanno convinto totalmente, che se facessi una recensione io darei 9 ad entrambi, e che consiglio davvero a tutti i possessori di Switch. Io andrei, se mi permettete, poi stacco, perché fra meno di 10 minuti devo staccare. Volevo dire solo due parole su due, perché abbiamo già parlato, insomma, delle altre cose che ho giocato, Apex Legend, Anthem. Poi vabbè, ho finito l'espansione di Splatoon 2 dopo mesi e mesi, dopo un anno tipo dall'averla comprata, ed è spettacolare, bellissima, super difficile, molto bella. Però a parte questo, vorrei parlare di, allo stesso tempo, Kingdom Hearts 3 e Hollow Knight, perché sono due esempi, secondo me, contrapposti di uno è un gioco che parte lento e diventa ancora più una merda, e l'altro che parte lento e diventa bellissimo. Un attimo di suspense per farvi immaginare quale chissà, come? Chissà chi è chi, dico. Sì, infatti, quindi, insomma, Kingdom Hearts, che ho rivenduto la settimana scorsa, è un gioco che io ora un po' allora, non è un gioco per me, partiamo da questo presupposto. Quindi non sto dicendo che oggettivamente non è un bel gioco, anche se oggettivamente non è un bel gioco, però non lo sto dicendo, lo sto pensando. Cioè, capisco anche che ci sia gente che a causa di traumi è rimasta affezionata a questa saga perché ci ha giocato da bambino, insomma. È bello tirare in ballo i traumi per giustificare l'acquisto di un videogioco. Sì, no, ma perché, insomma, quelli che dicono ma voglio sapere come va a finire la trama, ma cosa vuoi sapere? Ma cosa vuoi sapere? Che è un bordello, è uno dei più grandi pasticci narrativi che abbia mai visto in vita mia.
mia, cioè è una roba. Ma sai che potrebbe arrivare qualche fanboy di King of Hearts a casa tua e probabilmente ucciderti? Ma anche sti cazzi, perché non ce ne hai giocato 8? Ma anche sti cazzi, io ho giocato il primo, e già la cosa buffa è che il primo, nonostante la premessa semplice, già cominciava a sbandare ampiamente, cioè non riusciva neanche con una premessa semplicissima a portarla a conclusione. Arrivato il terzo, che ho detto pure, senti, io mi preparo, perché a me le cose Disney piacciono, quindi ci voglio provare. Mi sono guardato i video, quelli tipo di 45 minuti in cui spiegavano la trama, tutte ste cose, sono rimasto fortemente perplesso, però ho detto vabbè, anche se la trama mi sembra una cazzata perché è veramente un bordello di cose senza senso, ma letteralmente, cioè tipo che il cuore diventa una persona e la memoria diventa un'altra persona e poi si danno colpi, cioè uno c'ha i capelli a punta e l'altro c'è a punta però giù e si danno colpi di mazze e poi uno va a finire nel passato e l'altro finisce dentro un computer. Quindi, sembra una nuova religione. No, vabbè, sembra una trama di un porno. Così. Ho detto vabbè, ci gioco. Secondo me Scientology c'ha una trama comunque più contorta. No, ma si capisce meglio quelle Scientology. Arriva l'alieno, poi tutti per motivi fiscali, i vulcani. Esatto, poi Tom Cruise ti fa i soldi. Paperino per motivi fiscali. Ho detto, quindi vabbè. Comunque anche se non ci capisco un cazzo, magari poi momento per momento è piacevole. E il fatto è che Kingdom Hearts 3 è un action RPG che non è neanche male, però è proprio strangolato dalla narrativa, dalla pessima narrativa. Quindi ogni volta che ti cominci un po' a divertire nel gioco vero e proprio, parte la cutscene di 10 minuti con Topolino, con le cerniere, tutto il cappuccio così, che combatte l'oscurità, che non vuol dire un cazzo, con un altro giapponese. Quindi all'ennesima di questa cosa, che veramente a un certo punto ho detto vabbè raga, schippo le cutscene perché non ce la faccio, non posso perdere 10 minuti della mia, a botte 10 minuti sto perdendo la mia vita. E però anche lì non ce la facevo, perché sto gioco c'ha la potenza proprio visiva, non fare anche, i coglioni anche, sì, ma la potenza visiva delle cose Disney e la spreca, cioè come fa a fare un gioco ambientato nei mondi Disney in cui non è piacevole stare in questi mondi? Tremendo. Ma alla fine l'hai finito? Ma l'ho venduto. Okay. L'hai venduto, ho capito, pensavo l'avessi finito, invece no. No, ma non c'ho quel tutto sto tempo da buttare. Quando i tre cristalli si sono trasformati nel rimpianto della lacrima del personaggio con i capelli. No, ma perché vedi, anche questa cosa che hai detto tu potrebbe avere un senso, invece no, è che i cristalli si sono trasformati nella memoria del clone di un altro personaggio, cioè neanche dal punto di vista metaforico c'hanno senso queste cose, capisci? È come quando da bambino giocavi con i pupazzetti e facevi le storie più complicate che non volevano dire niente, poi ti annoiavi e andavi a guardarti la TV. Sì, solo però che quella parte è uno di 46 anni con un budget di 200 milioni di dollari, cioè è il mondo della Disney. Al contrario, Hollow Knight è fantastico, è veramente un gioco bellissimo, però parte lento, quindi capisco anche quelli che ci hanno giocato un'oretta e hanno detto che è legnoso, un po', anche un poco noioso, però in realtà si rivela un bellissimo Metroidvania. Non so dove sono, ci sto giocando, è molto lungo, però bello davvero come ambientazione, questo mondo degli insetti. Il design è bellissimo. Io devo dire che a me non è piaciuto tanto una cosa, il fatto che ti abbandona troppo a te stesso. Non so dove sei arrivato tu, ma io dopo una ventina di ore, non mi ricordo, cioè mi ero perso nella mappa, avevo difficoltà, cioè ti fai dei gran 20 minuti a non capire dove cazzo devi andare, e a me questa cosa qua sta un po' in culo. E io sto un po' a metà invece. A me non piace. A me di solito annoia questo. Mi annoia. Però in questo gioco, per qualche motivo, forse perché ci gioco anche un po' spensieratamente, cioè non sempre sto lì con l'attenzione piena, vado un po' in giro a farmare così, a me piace, è un po' vecchio stile, ma bello. E con questo, ragazzi, ho concluso e mi sa che stacco pure. Basta. Drop the mic.
Va bene, ma allora sentite, cosa dite se chiudiamo tutti? Marco, bravo Tommaso, finalmente fai il leader. Ma io mi devo svegliare, fra 6 ore e mezza, ragazzi. Dai, va bene, va bene. Direi che per oggi abbiamo dato, io vi ringrazio, noi ci risentiamo già dopo la GDC a questo punto, che vediamo cosa... Con la console di Google pronta al lancio. Esatto. Esatto. Va bene, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie Marco, grazie Ferruzzo, grazie Vito Iuvara, grazie Simone, grazie Michele. Ciao amicissimo. Ciao. 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 Volta con... Grazie Tommaso. Ciao a tutti. Ciao. 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 Buonanotte. Allora, in chiusura, per mischiare un po' le cose così non vi annoiate, questa volta vi dico prima, se volete supportarci lo potete fare a patreon.podbean.com/Rincast. Tra l'altro fra poco avremo anche dei problemi con Hangouts, perché non credo potremo più usarlo, quindi mi sa che dovremmo andare utilizzare qualche opzione a pagamento. Non sono sicuro che Twitch sia ideale per questa cosa, ma vedremo. Comunque, donate, cari amici, se volete sentire, ho altri due podcast, uno si chiama Incassaforte, che è scritto tutto attaccato, parla di personal financing, e l'altro ho ricominciato, è uscito da poco un episodio di Roll Again, che parla di giochi di ruolo, giochi a tavolo. Potete trovare tutti i miei giochi a www.theworldanvil.com, come ho detto in puntata sarò a Play Modena il primo weekend di aprile, mi pare che sia 5, 6 e 7 aprile, dovrebbe essere il primo weekend. Allora, se volete ovviamente potete comprare anche la vostra roba su Amazon, e ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto nel periodo natalizio, che di solito è il più proficuo. Per farlo abbiamo il referral, è nella descrizione dell'episodio, lo trovate nella bio di Twitter, lo trovate nel blog www.rincast.it, a lato se siete a desktop e in fondo se siete da mobile, insomma se volete ve lo mettete come segnalibro e ci fate un favore. Ho parlato anche in puntata del Discord di Rincast, mi pare che non venga utilizzato, quindi se non ricevo menzioni in merito nei prossimi giorni procederò a cancellarlo, perché insomma non è inutile che stia lì vuoto. Ovviamente potete sempre inviarci delle email a rincast@gmail.com, tutte le puntate le trovate su www.rincast.it, sui social media cercate Rincast e ci trovate. Anche questo episodio è stato editato con Producer del nostro ascoltatore Alex Raccuglia, che potete trovare, adesso vi cerco il link esatto perché non me lo ricordo mai, eccolo qua. Allora potete scaricarvi la beta dall'indirizzo ulti.media/downloads, una delle varie icone è Producer, ancora in versione beta ma già piuttosto usabile. Questo è quanto, io credo che faremo un altro episodio subito dopo la GDC e quindi ci sentiamo a marzo. Grazie, ciao! Ringcast.